Grazie.
Prova. Tra 5 minuti iniziamo. Sì, i posti ormai sono liberi, quindi se trovate scritto riservato potete togliere il cartello e sedervi.
Siamo pronti per iniziare. Chi non avesse trovato posto può accomodarsi nelle ultime poltrone. Se proprio non ce la fate, c'è un maxi schermo all'esterno. Prego i candidati sindaci di salire sul palco. Sartini sei l'ultimo alfabeticamente, no? Quindi stai vicino a me? O no? Qui c'è dopo di te. Allora stai vicino a me, come dai vecchi tempi. Ah? No, dolore. Come avete fatto l'altra volta? Guarda un po', Giulia, ce l'avete preso, no? Il microfono? Sì. Paolo, ce l'hai? Sì. Giulia, no? Inizi tu, vero? No. Sì, a posto. Io, sì. Tra tutte le cose tecniche, mi sono dimenticato assolutamente. Allora, buonasera a tutti, ben arrivati, un saluto da Vivere Senigallia, da me, da Michele Pinto, vi ringraziamo per essere qui stasera a questo appuntamento che di Vivere Senigallia, che tradizionalmente chiude le campagne elettorali dei nostri candidati a sindaco. Ringraziamo anche Radio Duomo, questa serata infatti è trasmessa in diretta anche sulle frequenze di Radio Duomo, siamo in diretta streaming sul sito di Vivere Senigallia. Per chi non trova posto, per chi è stanco e vuole fumare una sigaretta, siamo anche con il maxi schermo all'Arena Gabbiano, quindi insomma c'è posto per tutti. Volevamo spiegarvi brevemente come abbiamo strutturato questa serata insieme ai nostri 7 candidati a sindaco per le elezioni comunali di domenica prossima. Vi chiediamo un po' di collaborazione, noi parleremo pochissimo, poi saranno i candidati sindaci i protagonisti della serata. Partiremo con qualche domanda scherzosa, una sorta di intervista multipla, diciamo, per conoscere un po' più da un punto di vista personale i nostri candidati. Poi ci sarà un blocco di domande di Vivere Senigallia, quindi quelle che sono arrivate tramite voi, tramite i commenti che avete lasciato nel nostro articolo che abbiamo di presentazione della serata che abbiamo pubblicato diverso tempo fa. Ovviamente abbiamo dovuto fare una sintesi perché le domande erano tante, vero Michele? Guarda, io ho sperato fino all'ultimo che si bucasse la ruota di qualche macchina, che qualcuno non riuscisse a venire, perché in 7 sarà difficile gestirvi, invece ce l'avete fatta tutti, quindi benvenuti. Abbiamo deciso, perché non ci riusciamo, di darvi del tu e non del lei, perché noi vediamo il sindaco, la figura del sindaco che andremo a eleggere vicino ai cittadini, un sindaco a cui si dà del tu, e ne approfitto anche per ringraziarvi di essere venuti senza cravatta, che mi sarei sentito a disagio diversamente. E, niente, noi faremo queste domande. Le domande in tanti ci hanno fatto notare che 90 secondi per rispondere sono pochi. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le risposte da 30 secondi. No, non è una battuta, nel senso abbiamo sacrificato alcune domande al quali vi chiediamo poco più di un sì o un no
per avere altre domande a cui poter dare un pochino più di tempo, di modo da poter argomentare un po' di più. Un'altra regola... Poi dopo ve lo spiegheremo andando avanti, perché c'è anche, e ci tenevamo a farlo, dare un saluto a Radio Duomo, perché la seconda parte del blocco di domande è quello proprio che arriva dagli ascoltatori della radio, quindi dal mondo non di internet, ma proprio quello dell'etere. Laura Mandolini è collegata con noi e ci spiegherà quello che succederà nella seconda parte della serata. Laura. Buonasera, buonasera anche a chi ci ascolta attraverso le frequenze di Radio Duomo Senigallian Blu. Qui con me ci sono Sara Jane e Antonio. Siamo pronti ad accogliere ogni tipo di contributo da chi ci ascolta. Potete fare il numero di telefono 071 65375, lo ripeto 071 65375. Nella seconda parte della serata i radioascoltatori, rispettando naturalmente la par condicio, potranno rivolgere domande ai candidati a sindaco. Ugualmente si potrà usare il sistema dei social network della Fondazione Gabbiano, quindi usando l'hashtag quale sindaco si possono commentare in diretta le risposte, il dibattito della serata e naturalmente formulare direttamente le domande ai candidati in tempo reale. Grazie, a voi la linea. Grazie Laura. Per consentire anche al pubblico in sala, siccome non sono previste domande dirette dal pubblico, perché ovviamente essendo in diretta noi non riusciremo a garantire la par condicio, però potete comunque partecipare alle domande dei social network anche dalla vostra poltrona, e quindi il Gabbiano gentilmente ha messo a disposizione la sua wifi, la password è Gabbiano 1 a numero. Quindi non basterà per tutti, però ci proviamo. Ci proviamo, vediamo insomma chi riuscirà, se volete partecipare anche a questo modo diverso di interagire. Vi spiego anche brevemente come verrà proprio gestito il confronto tra i nostri 7 candidati. Ogni domanda avrà ovviamente un tempo stabilito, si parte dai 30 secondi, 60, 90, in casi eccezionali arriviamo a 120 per le domande magari che necessitano di una risposta più corposa. È previsto sempre il diritto di replica di 30 secondi qualora un candidato venga chiamato in causa nella risposta da un altro candidato. Per il resto il pubblico, ovviamente noi vi invitiamo, se volete, ad utilizzare i social. Poi Laura Mandolini da Radio Duomo raccoglierà queste domande che porremo nella seconda parte della serata. I nostri candidati sindaci sono disposti in ordine alfabetico. Ogni giro di domanda partirà dal candidato numero 1, il secondo giro dal candidato numero 2, in modo che ci sia una rotazione effettiva nelle risposte. Prima di iniziare, noi ci tenevamo a ricordarvi anche un progetto che noi ormai portiamo avanti da diverse tornate elettorali, che è un servizio di exit poll, che ce lo spiega Michele. Scusa, prima devo tornare un attimo sulle domande. La maggior parte delle domande sono quelle che avete lasciato voi sul sito. Non aspettatevi che siano identiche, le abbiamo dovute o accorciare. Chi ha proposto due domande ne abbiamo presa una sola, abbiamo preso solo degli elementi di alcune domande, però sostanzialmente sono le vostre e qualcuna l'abbiamo aggiunta noi. Tornando agli exit poll, io chiedo alla professoressa del Perticari, ai ragazzi del Perticari, di salire sul palco mentre vi spiego come funzioneranno. Giusto per un saluto, perché ci tenevamo, quest'anno abbiamo coinvolto i ragazzi del Perticari, per loro insomma la fatica di una giornata di exit poll varrà anche dei crediti formativi. Funzionerà così. Prego. Dai, più calore per l'applauso, se lo meritano, hanno 18 anni. Prego, in mezzo. Qua. Ai ragazzi. Allora, domenica all'uscita dei seggi, molti di voi, non tutti, troveranno loro due, altri tre loro compagni, me e altri nostri collaboratori fuori dai seggi con una penna in omaggio con scritto Vivere Senigallia sopra e una finta scheda elettorale. Vi daranno entrambe, la scheda la rivogliamo ovviamente compilata in maniera anonima e la penna invece la terrete. Questo ci permetterà domenica sera alle 11 di pubblicare i risultati in tempo reale e
e scherzarci un po' su, perché poi sono exit pool, non ci prendono i professionisti. Noi dieci anni fa ci abbiamo preso. Quest'anno noi confidiamo nella vostra collaborazione, anche perché se ci indoviniamo, i ragazzi, andrà un ulteriore credito formativo in più, quindi per favore siate collaborativi. Poi questo risultato, adesso le passo il microfono. Tra l'altro, chi vorrà potrà riceverlo, come tutte le nostre notizie, in diretta, in tempo reale, su WhatsApp. Il numero di WhatsApp lo vedete qua, è un numero abbastanza facile, e basta inserirlo nella propria rubrica e mandare un WhatsApp a quel numero, e noi vi manderemo le notizie più importanti, tra cui i risultati in tempo reale, le allerte meteo e le cose più importanti. Buonasera, scusate, soltanto una parola di ringraziamento ai miei ragazzi, ai miei studenti che hanno partecipato così con tanto entusiasmo a questa proposta. Il loro è un entusiasmo autentico, molti ragazzi hanno risposto con un diniego, la stragrande maggioranza, ma insomma c'è ancora un piccolo numero di ragazzi, di giovani che crede nella politica, e è tanto questo. Buonasera, arrivederci. Grazie, grazie davvero al Perticari. Buonasera a tutti, vi ringrazio per questa esperienza che ci lasciate fare, e vorrei ringraziare Michele Pinto e la professoressa Silvestrini e il prof Cincolani della nostra scuola per averci fatto fare questa esperienza. Grazie mille. No, noi lo facciamo solo per click. In realtà non sanno cosa li aspetta, poi dopo, vabbè. In realtà è molto faticoso, perché per avere un campione statistico attendibile le schede da censire sono veramente tante. Almeno un migliaio. E in vari punti della città, comprese le frazioni. Quindi questi ragazzi saranno veramente impegnati domenica, e vi ringraziamo per questo già da adesso. Allora, non indugiamo oltre, iniziamo, perché abbiamo tante cose. Iniziamo da questo primo botta e risposta di domande scherzose per farvi un po' conoscere i nostri candidati a sindaco. Non c'è il tempo, ovviamente, perché stiamo parlando, insomma, di cose personali, scherzose. Allora, iniziamo dal candidato numero uno, Paolo Battisti. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, nome? Paolo. Cognome? Battisti. Data di nascita? 18 novembre 1972. Ti piace leggere? Sì, molto. Cosa? Hai letto il mio libro? Questa era prevista. Lunedì cosa? Lo comincio, lunedì, appena finita la campagna elettorale. Hai guadagnato un voto. La passione per la storia soprattutto, saggi storici, storia e politica, ma soprattutto storia. Parliamo di cucina, dolce o salato? Dolce, assolutamente. Viaggi, l'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultimo viaggio che ho fatto tanto tempo fa, perché casa, lavoro, famiglia, l'ultimo viaggio che ho fatto, e sono tornato a Roma, nella mia terra natia. Nella vita non rinunceresti mai a? Alla libertà di potermi esprimere. Grazie. Candidato numero due, nome? Marcello. Cognome? Liverani. Data di nascita? 9/11/58. Ti piace leggere? Sì. Libro preferito? Tanti, più che altri quelli storici in generale. Piatto preferito? La carbonara. Vacanza in Italia o all'estero? Generalmente in Italia, se parliamo del periodo estivo, qualche puntata all'estero durante l'anno. E nella vita non rinunceresti mai a? Alla mia libertà. Grazie a Marcello. Passiamo a Maurizio Mangialardi. Nome? Maurizio. Cognome? Mangialardi. Data di nascita? 17/11/64. Leggi? Sì. Genere di lettura preferita? Tutte. L'ultimo Oscar Farinetti di qualche settimana fa. Carne o pesce? Carne. Mare o montagna? Mare, assolutamente. Non rinunceresti mai a? Alle mie idee. Grazie. Mi pare brutto iniziare Stefania, dimmi il nome, però. Nome? Stefania Martinangeli. Cognome? È Martinangeli. Data di nascita, non si chiede, passiamo oltre. 16/6/59, non c'ho problemi. Leggi su libro o su Kindle, digitale o cartaceo? Entrambe, digitale e cartaceo. Il mio libro dove l'hai letto? Il tuo libro ancora non l'ho letto. Niente, però nessuno. Prometto. Se qualcuno l'ha letto, lo votate tutti. Birra o vino? Vino.
Su un'isola deserta chi porteresti? È la mia persona del cuore. E nella vita non rinunceresti mai a? Alla mia famiglia, ai miei figli, sicuramente. Grazie. Stavolta non faccio l'intro. Nome? Roberto. Cognome? Paradisi. Data di nascita? 1° giugno 71. Quanto leggi? Tanto. Romanzi, saggi o cosa? Romanzi e saggi, romanzi generalmente però quelli storici o mitologici. In cucina Italian food o esotico? Italiano, assolutamente italiano. In vacanza alba o tramonto? Alba. Non rinunceresti mai a? Alla libertà di parola, ovviamente. Se è scontato, però è così. Grazie. Nome? Maurizio. Cognome? Perini. Data di nascita? 3 agosto 77. Cronaca o gossip? Dai, gossip. Fantastico. Ristorante o fast food? Ah, ristorante, ristorante. In vacanza, in auto o in aereo? In aereo perché non mi piace guidare. Non rinunceresti mai? A Valentina. La moglie. Immaginatelo. Che tra l'altro non c'è, quindi... Però forse sente la radio. Nome? Giorgio. Cognome? Sartini. Data di nascita? 14 maggio 55. Ti piace leggere? Non troppo, perché devo leggere tutte le specifiche tecniche che mi arrivano in ufficio. Vai. Libro o film per raccontare la stessa storia? Libro. Carne o verdura? Entrambe. In vacanza con? Con mia moglie. Non rinunceresti mai a? A quello in cui credo e nei miei gioielli, famiglia. Grazie, abbiamo terminato questo giro ovviamente scherzoso e non impegnativo, anche per stemperare un po' gli animi, perché magari la serata, noi ci auguriamo di no, potrebbe scaldarsi. Allora, adesso noi ci auguriamo una rissa, sarebbe fantastico. Abbiamo le foto. Noi adesso diventiamo molto seri e vi chiediamo veramente di rispettare la par condicio, quindi sappiamo che ognuno di voi magari avrà un preferito, però ecco, vi chiediamo di mantenere, insomma, di contenervi, ecco, anche per dare la possibilità a tutti i candidati di esprimersi. Allora, la prima domanda è di 90 secondi e la poniamo a Paolo Battisti. Volevo un attimo, solo perché avevamo avuto qualche problema tecnico, verificare il timer, perché ci sarà un timer che quando mancano 10 secondi inizierà a suonare, in modo che vi avverte che è il momento di chiudere. Dovrebbe essere questo. Ditemi se si sente in sala. Tipo una bomba a orologeria, l'effetto è questo. Volevamo sapere se la sentivate anche voi? Allora, riproviamo l'effetto bomba, grazie. No, non si sente. Ho capito. Si sente, si sente. Ok, allora mi dicono che noi da qui sentiamo bene, voi un po' di meno, l'importante è che sentano loro. Comunque noi saremo tolleranti, non è che tronchiamo quando finisce il tempo, vi diamo la possibilità di completare il pensiero. Dicevi qualcosa ma non sentivo. No, no, a posto. Chiedeva se iniziava prima lui, sì. E se puoi ricordare per il timer i secondi di questa domanda. Questa è una domanda da 90 secondi. Allora, si parla di green economy. Nei tuoi progetti amministrativi c'è spazio per l'introduzione della fibra ottica a Senigallia e per iniziative di smart city, come per esempio My Cicero? Green economy, sappiamo benissimo, allungo un attimo, scusate, che... l'innovazione digitale è il motore principale per l'economia, quindi è questo che vi chiediamo. Sì, grazie per la domanda che mi permette appunto di rispondere in maniera esauriente e precisa, perché comunque è un tema che non è possibile, insomma, che non venga toccato nei programmi elettorali e in campagna elettorale. Noi abbiamo sviluppato già alcuni progetti e alcune proposte che naturalmente io chiamo sempre a costo zero, perché fare promesse in campagna elettorale è molto facile e invece presentarsi agli elettori con un programma, insomma, che sia concreto, mi sembra che sia la cosa più seria da fare.
Per quanto mi riguarda, ecco, io sono consigliere comunale da 5 anni, in questi 5 anni ho studiato molto, ho fatto molto e ho comunque anche realizzato, insomma, anche stando all'opposizione. Quindi ecco, questo ho imparato, insomma, ad essere serio e a cercare di rappresentare il bene comune, i cittadini, in maniera adeguata. Riguardo alla domanda di Michele, noi assolutamente, allora rispetto alla tecnologia, ieri abbiamo avuto noi candidati sindaci un incontro e prima con i sindacati e poi con gli imprenditori, e alla base appunto della formazione e del processo di innovazione c'è la tecnologia, quindi appunto la messa in rete da parte, dal punto di vista del comune, insomma la messa in rete in maniera tecnologica. Voi pensate, per fare un esempio, fino a poco tempo fa, insomma, noi stessi per presentare delle mozioni, delle interrogazioni, dovevamo andare insomma in comune, farci timbrare dal messo comunale il foglio di carta e poi, qui quanto manca? Così sta finita. 10 secondi, diciamo che 90 secondi sono scaduti adesso. Guarda Paolo, sì, ti do altri 10 secondi ma mi rispondi secco. Fra 5 anni, se sarai sindaco, avremo la fibra ottica a Senigallia? Al 100% su tutta la città in maniera gratuita, perché è un volano economico fondamentale. Grazie. Scusate. Marcello, la domanda è la stessa: green economy, fibra ottica, volano per l'economia, smart city, chi più ne ha più ne metta. Green economy è un discorso complesso che sicuramente non può mancare da nessuna agenda politica. Non è solo quello che hai detto tu, ma è tanto altro, quindi penso che sia inutile confermare quanto tu dici, è alla base penso di tutti quanti, è impossibile non farlo, come diceva anche Paolo, deve essere gratuito tutto il sistema. La green economy in Italia ha preso molto al sud, anche se la prima, diciamo, secondo la classifica IGE è il Trentino, seguito dalle Marche e dalla Val d'Aosta, quindi le Marche è seconda. E dobbiamo continuare su questa linea, porta tantissimo lavoro e tantissima occupazione e aumenta il PIL locale, quindi sicuramente sarà la base del mio ipotetico quinquennio, come abbiamo detto anche ieri agli imprenditori. Maurizio. Non c'è bisogno di attendere 5 anni, perché proprio in questi giorni Telecom sta dotando la nostra città di una rete di fibra ottica per la banda larga con i cabinet, in modo da potenziare quello che abbiamo già fatto in via sperimentale con grande successo, ossia il wifi nel nostro territorio a partire dal centro storico, allargandolo sul lungomare. Quindi il progetto che è già partito in questi giorni si sta concretizzando, quindi prima dei 5 anni che ci avete richiesto. Non basta, perché tu hai citato Mai Cicero, un altro grande progetto che l'amministrazione comunale ha messo in campo a Senigallia, sperimentale a livello nazionale, dove una serie di servizi possono essere attivati, dal pagamento dei nostri parcheggi al pagamento delle messe scolastiche, e vorremmo arrivare nell'arco di pochissimo tempo a poter far accedere a tutti i servizi con il pagamento da remoto, e sarebbe anche questa un percorso assolutamente innovativo per questa città. Ma non partiamo dal nulla, partiamo già da situazioni che abbiamo già sperimentate, che danno grande soddisfazione, quindi banda super larga e software in grado di gestire e dare risposte ai nostri cittadini, quelli che sono già partiti. Grazie. Stefania, Movimento 5 Stelle gioca in casa su questa domanda. Esatto, infatti come tutti sapete, per il Movimento 5 Stelle uno dei punti fondamentali è proprio quello della connettività. Quindi noi, ove l'attuale amministrazione non l'abbia ovviamente già fatto, comunque agevoleremo la diffusione della cosiddetta banda larga, ossia questo sistema di comunicazione informatica. E questo è un aspetto molto rilevante per noi, e abbiamo anche riservato un punto specifico del nostro programma, che è il punto numero 13, e pensiamo di usare le infrastrutture già esistenti
e di creare anche dei punti wifi free, servendoci anche magari del cablaggio dell'impianto di pubblica illuminazione, ovvero attraverso anche altre soluzioni che comunque sempre ci verranno suggerite ovviamente dai tecnici, perché le competenze sono fondamentali. Anche la green economy ovviamente è diciamo uno dei fondamenti del nostro programma Movimento 5 Stelle, cioè un'economia, una crescita che finalmente non abbia un impatto sull'ambiente, e per cui questi sono i nostri punti fondamentali. Grazie. Roberto. A questo punto mi servirebbe la domanda di riserva, perché mi pare che Maurizio ha già fatto tutto e che quindi ci sia rimasto poco da fare, perché ha detto questa settimana Telecom sta finendo di sistemare tutta la rete cittadina, e quindi io lo grazie Maurizio, parlo di altro a questo punto. Dico una cosa, non era una priorità del nostro programma, abbiamo la consapevolezza di questa esigenza naturalmente, ma riteniamo che la prima esigenza sia in realtà quella della manutenzione della strada, la manutenzione delle fognature, la manutenzione dell'alveo del fiume e quant'altro. Quindi ritengo che, un po' perché Maurizio già lo sta facendo e quindi tra 15 giorni sarà ballottaggio, sarà tutto pronto, dall'altra parte credo che le priorità siano altre, e quindi ci aggiusteremo magari nel quinquennio, laddove le poche cose che questa amministrazione ha saltato le completeremo noi. Approfitto, faccio un mea culpa, perché vedo la mia professoressa di matematica del liceo classico tra i primi posti. Io feci una battaglia di retroguardia quando avevo 17 anni sull'informatica al liceo classico. Ricorderà la mia prof che in un consiglio d'istituto mi opposi, il mio voto non contò assolutamente nulla ovviamente, all'inizio del progetto di informatica. Ecco, forse nel corso degli anni devo dire che quel voto, l'unico voto ricordo mio sbagliato, fu un voto sbagliato. Forse anche l'informatica al tempo sarebbe dovuta entrare subito anche al liceo classico, parliamo del 1989 se non sbaglio, quindi faccio mea culpa prof. Quindi l'informatica credo che oggi sia un campo fondamentale. Sulla green economy dico soltanto una cosa: a mio avviso anche il turismo itinerante, il turismo integrato, il turismo ecologico è una forma di green economy. Grazie. Maurizio. Allora, la domanda è abbastanza interessante anche se molto tecnica. Io vorrei dire semplicemente che ci sono fondi europei molto importanti, mi pare 7,6 miliardi di euro per le regioni, per quella fascia di regioni abbastanza sviluppate, dalle quali ci sono anche le Marche. Quindi la battaglia va fatta anche lì a livello politico affinché la regione acceda a quel denaro per sostenere progetti che non vanno soltanto nell'ordine di una tutela dell'ambiente così in senso lato, ma ricordo che questi fondi sono stati anche destinati per una tematica come quella della difesa del territorio, perché green economy è difesa del territorio, che io credo a Senigallia, così come nelle Marche, cioè una regione nella quale il 99% dei comuni è a rischio idrogeologico, io credo che andare ad attingere quei soldi è vitale, perché salva le vite e i beni delle persone. Quindi assolutamente nel nostro programma c'è una parte che è progetto in verde, che è dedicata appunto a tutte le cose che possono essere fatte in questo senso. Banda larga, banda ultralarga, c'è ancora tanto da fare. Non posso dire che in 5 anni si vada a completamento. Mi piacerebbe che il wifi di Senigallia funzionasse meglio, mi piacerebbe che lo scaricamento dati, perché di questo si tratta, fosse più veloce. Grazie. Grazie. Giorgio. Allora, per quanto riguarda la green economy, è un po' al centro per quello che riguarda lo sviluppo della nostra economia, di tutto l'Interland, non solo di Senigallia. Per quanto riguarda poi la banda larga, quindi la fibra ottica alta, bassa, cioè non è che è competenza del comune, perché diciamo di solito sono le compagnie dei gestori telefonici che provvedono a ampliare la loro offerta per acquisire sempre ulteriori utenti, quindi di conseguenza non è che l'amministrazione comunale diciamo si metta a stendere i cavi materialmente, ma agevola, quindi non ostacola, l'inserimento di queste iniziative da parte dei gestori, quindi abbiamo poca voce in capitolo in merito. Però chiaramente se uno non ostacola, poi le cose vengono agevolate, quindi se non si frappongono ostacoli. Mentre noi puntiamo molto all'economia ambientale, quindi a mantenere tutto ciò che è un equilibrio
generale dell'ambiente e poi agli edifici, diciamo, adatti, come le città intelligenti, che sono nuove forme di finanziamento a livello comunitario per poter avere degli edifici al passo con le coibentazioni, con le produzioni di energia elettrica, quindi quasi autosufficienti. In merito, appunto, ci stiamo attivando anche per quelle che riguarda le nuove start-up, cercando di predisporre una struttura comunale dove possono essere inserite queste nuove aziende senza pagare nulla, in modo che possano partire più agevolate. Grazie. Allora, nel regolamento noi prevediamo il diritto di replica quando un candidato ne tira in ballo un altro. In questo caso Roberto ha tirato in ballo Maurizio, però io non credo sia necessario la replica in questo caso. In questo caso lasciamo a Maurizio se vuole o no il diritto di replica, per noi è... Benissimo, allora passiamo alla seconda domanda. Allora, intanto una comunicazione di servizio. I nostri candidati ci chiedono, qualcuno ci chiede se ci sono dei bicchieri di carta, magari se potete provvedere qualcuno dello staff, grazie. Grazie, Sudan. Vabbè, lo diamo a tutti, che lo diamo a uno. Ci inseriamo anche noi, chiedo scusa per ripetere di nuovo il numero di telefono al quale far riferimento, 071-653-75, ricordiamo anche che siamo in diretta streaming, un caro saluto a chi ci sta guardando attraverso un PC o uno smartphone. Grazie Laura Mandolini, iniziamo il secondo giro di domande, stavolta iniziamo dal candidato numero 2, parliamo di sicurezza ed ordine pubblico, un tema molto caro ai cittadini, ci tocca tutti da vicino a causa anche dell'escalation della microcriminalità che ormai purtroppo dura da parecchio tempo. Allora vi chiediamo se nel vostro programma elettorale o nella vostra idea di città dei prossimi 5 anni c'è un progetto pensato per la sicurezza. Marcello. È una delle priorità nel nostro... Scusa, non ho dato il timer, sono 90 secondi. Grazie. È una delle nostre priorità del programma che abbiamo scritto tranquillamente, dove abbiamo detto che in 3 mesi toglieremo i parcheggiatori abusivi. E useremo una legge del 2008, se non vado errato, dove gratuitamente ti viene dato l'esercito solo a livello di ronda, sia a piedi che con le camionette, perché il girare per la città e per le frazioni dà sicuramente un po' più di sicurezza. Leveremo questo, magari su un'altra domanda sulla spending review, leveremo quel discorso di la sera di alternare un lampione sì, due no o viceversa, perché la poca luce porta alla delinquenza, la tanta luce un pochino la evita. Cercheremo di trovare qualsiasi tipo di accordo con il prefetto e il questore per cercare appunto di avere più porte, più mezzi. Attualmente il commissariato è una macchina, i carabinieri ce n'ha 2, sono un pochino poche secondo noi, perché il territorio è molto vasto, non è così piccolo come sembra, ed è quindi un punto dove dedicheremo il massimo della nostra attenzione. Grazie. Allora, prima di passare la parola al secondo candidato, una comunicazione di servizio. Per fortuna siete davvero tanti che vi state collegando alla Wi-Fi e questo purtroppo ci sta limitando il servizio di streaming, quindi purtroppo lo dobbiamo chiudere. E quindi, insomma, fate con i vostri telefonini. Grazie. Allora, torniamo al discorso sulla sicurezza e l'ordine pubblico. Maurizio Mangialardi, che progetto c'è, se c'è nel programma elettorale, per la sicurezza nei prossimi 5 anni? Beh, noi dobbiamo continuare ad organizzare insieme alla prefettura, al prefetto, il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica a Senigallia, in modo da pianificare insieme gli interventi che ci portano poi a dei dati che sono quelli messi a disposizione della prefettura, anche all'intero consiglio comunale, di una città che è sicuramente una delle più sicure nella regione Marche. Questo vuol dire richiedere costantemente, soprattutto nel periodo estivo, il potenziamento delle forze dell'ordine, la presenza
di carabinieri, di polizia, il potenziamento che noi facciamo con la nostra polizia municipale, funzioni allargate all'intero territorio servizio di ordine pubblico con le nostre pattuglie. Quello che non vorrò mai è la presenza dell'esercito come comitato d'accoglienza, come comitato di accoglienza ai nostri turisti, sono impegni che si prendono. Senigallia non chiederà mai la presenza dell'esercito, perché ci sono le forze dell'ordine che sono deputate, che ringrazio per il grande lavoro che fanno per questa città, e mi rivolgo a loro, e il prefetto e la questura deve potenziare quelle capacità e quelle mansioni. Grazie. Per la radio dobbiamo sempre ricordare ogni volta il nome e il cognome del candidato, quindi Stefania Martinangeli. Dunque, la sicurezza ha un posto importante anche nel nostro programma, sicuramente, però per noi del Movimento 5 Stelle la sicurezza parte un po' più da lontano, che è quella della riqualificazione delle zone degradate della città, cioè dall'eliminazione sicuramente di quelle che sono le parti buie, non solo nel senso di illuminazione, perché riteniamo che dove c'è ordine, pulizia, e insomma comunque c'è vita cittadina, c'è commercio, eccetera, è molto più difficile che si formino delle sacche di degrado e quindi che si dia ovviamente spazio a quella microcriminalità che magari adesso in molte parti della città magari prende campo. Comunque, ecco, quindi è necessario riqualificare tutte le zone della città, senza escludere frazioni o zone periferiche ovviamente. Invece per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione in materia di sicurezza, cioè di polizia urbana, riteniamo che sicuramente ci debba essere sul territorio una maggiore presenza della polizia municipale, ma che non può essere gravata di tutto il lavoro sul territorio, in quanto questo lavoro riteniamo che comunque debba essere sempre fatto in sinergia con le forze dell'ordine, che comunque ritengo lo stiano facendo tuttora. E poi incentiveremmo anche la cosiddetta polizia di prossimità, cioè il vigile di quartiere, mediante una ridistribuzione delle unità operative in tutti i 5 settori della città, frazioni, nord, sud e via dicendo. Interrompo. Grazie. Roberto Paradisi. Sì, ripristinare il vigile di quartiere assolutamente, facendogli fare le pattuglie dei vigili urbani e anche il pattugliamento notturno e pagandogli gli straordinari, perché sarà forse una cosa strana, ma chi lavora di notte vanno pagati gli straordinari, quindi credo che questo sia uno dei punti fondamentali. C'è un decreto legislativo che prevede la possibilità di chiedere al prefetto l'aggregazione alle attuali forze dell'ordine, carabinieri e polizia, delle ragazze delle forze armate, marina, esercito, guardia forestale. Non significa pattugliare con le camionette l'ingresso dell'autostrada, significa semplicemente che a fronte di una pattuglia di carabinieri si possono aggiungere due ragazzi o due ragazze dell'esercito, magari sono anche più gradevoli, e inserire magari nell'organico della capitaneria di porto anche altri marinai che possono per esempio pattugliare d'estate la spiaggia e il lungomare. Già ci sono, perché hanno già la divisa bianca, quindi non diamo l'idea di una militarizzazione. È possibile farlo a costo zero, perché questi ragazzi andrebbero nella caserma della polizia, nella caserma dei vigili del fuoco, nelle caserme delle forestali, non negli alberghi, e quindi verrebbero aggregati per il comune a costo zero. Se è possibile farlo, perché ci vergogniamo di farlo? Io credo che il comitato di accoglienza che c'è oggi, che è quello delle nutrie che stanno all'uscita dell'autostrada nella grande rotatoria, sia forse peggiore di vedere qualche bel ragazzo giovane in divisa ogni tanto che gira per la città. Meglio ragazzi in divisa che non le nutrie all'ingresso dell'autostrada. Faccio presente, dopo vedete che a parte questa che non doveva essere invasiva ma che ti entra come un coltello, faccio presente l'ultima cosa, il sistema di telecamere che è fondamentale. Al Cesano abbiamo un sistema di telecamere, devo dire, correttamente installato da questa pubblica amministrazione tempo fa, e di questo ovviamente bisogna essere grati, e questo sistema di telecamere è da 2 anni che non funziona e che non viene riparato, collegato ai carabinieri e vigili urbani che hanno schermi vuoti perché il sistema delle telecamere è da 2 anni che non funziona. Fece un'interrogazione Tiziano Pazzani 3 anni fa, il consigliere Roberto, Pazzani. Roberto, ti richiamiamo all'ordine. È vero, Maurizio ha fatto partire l'applauso, ma aveva interrotto, pensavo di aver 4 secondi in più.
nonostante un po' 20, di più, 30 ma noi secondi siamo più. Buoni. Grazie per l'applauso, sei sempre molto gentile, però. Allora, è vero, noi non volevamo questo sistema audio, ma quello che avevamo preparato non funziona e ne abbiamo dovuto mettere un altro. Ne abbiamo preparato un altro molto più gradevole, ci scusiamo con tutti, purtroppo c'è stato un problema tecnico che ci ha impedito di andare avanti. Però Roberto ha fatto bene a farcelo notare. Maurizio Perini. Il tema della sicurezza è un tema piuttosto ampio. Mi viene un po' da sorridere a pensare l'esercito qui a Senigallia piuttosto che... Perché se poi il problema di tutto sono i furti piuttosto che i parcheggiatori abusivi, bah, io credo che bastino, avanzino i vigili urbani che ci abbiamo per risolvere quel problema e non ci vogliono neanche 3 mesi, basta 1 settimana. Se davvero si vuole risolvere quel problema anziché chiudere gli occhi e far finta che non ci sia. Certamente il tema della sicurezza va affrontato in tutte le politiche dell'amministrazione, a partire dall'urbanistica, quindi, come hanno detto correttamente gli altri candidati, una buona illuminazione, sicuramente dei sistemi di videosorveglianza funzionanti e alla base di tutto, appunto, non tollerare che ci siano delle sacche di degrado. Il concetto che ha espresso prima la candidata del 5 Stelle è la cosiddetta teoria delle finestre rotte, che è poi alla base della tolleranza zero di Giuliani, cioè non dobbiamo tollerare che sotto i nostri occhi accadano degli episodi che sono di microcriminalità o comunque di illegalità anche semplice. Quindi i parcheggiatori abusivi non ci devono essere, sono persone che hanno bisogno, però non ci devono essere. Così come, permettetemi di dire, non ci devono essere i senigallesi, parlando di sicurezza e di rispetto della legge, che magari in un parcheggio come quello di Piazza Manni cambiano il disco orario di mezz'ora in mezz'ora per poi non pagare oppure non spostare la macchina. Cioè la legalità è una cosa di tutti, quindi tutti dobbiamo partecipare. Grazie. Giorgio Sartini. Allora, stare sicuri è impossibile, questo è un principio chiaro, però bisognerebbe cercare, se non altro, di capire chi abbiamo intorno. Perché il problema degli immigrati non è un problema fino a quando è gestito correttamente, quindi sono praticamente identificabili come tutti i cittadini di Senigallia. Quindi il problema sussiste poi quando non si sa dove sono resi residenti, se in che racket sono, come sono organizzati. Inoltre il problema andrebbe gestito, dal nostro punto di vista, tramite un coordinamento di tutte le forze di polizia, chiaramente investendo il prefetto, perché poi noi abbiamo competenza solo sui vigili urbani, non anche su carabinieri e polizia, in modo da fare un programma, diciamo, coerente col territorio, in modo che non passino magari 3 pattuglie in un'ora e poi per tutto il resto della notte non passa nessuno nella stessa zona. Quindi cercare appunto di attivarsi in modo di coordinare le forze di polizia che ci sono per cercare di, se non altro, pattugliare e controllare. Poi chiaramente il problema delle telecamere è importante, perché le telecamere sono un grosso deterrente e aiutano poi in seguito anche a individuare eventuali responsabilità. Per fare questo chiaramente bisognerà dislocarle su tutto il territorio, non basta mettere la Cesanella, e quindi dovranno essere collegate coi wireless, di cui parlavamo prima, le bande larghe, per avere la possibilità di dislocarle molto agevolmente sul territorio e trasmettere poi via wifi. Grazie. Si sente? Sì, ok. Grazie, cercherò di aggiungere qualcosa. Allora, innanzitutto, vabbè, riguarda il problema di furti nelle abitazioni e nelle case, problema sentito, il prefetto che coordina le forze di carabinieri e polizia a doversene occupare. La ricetta in fondo è molto semplice, questa che hanno detto tutti gli altri colleghi, cioè più luce per tutti, strade illuminate, con magari dei marciapiedi nelle strade, in alcuni non ci sono, con magari anche accesso ai disabili nei marciapiedi, rendono più sicure le persone e molto meno sicuri i delinquenti, ma il sindaco vigilerà affinché le persone si sentano più sicure. Per i nostri amici migranti, loro non votano, ma io li difendo. Se hanno scelto l'Italia e Senigallia come luogo dove abitare, e per molti è una scelta obbligata perché sarebbero volentieri a casa loro, l'unica cosa da fare è la conoscenza, l'integrazione e lo scambio di culture. Di qui non ci scappa, questo è il futuro. Anche attraverso, per esempio, un festival dei mondi da tenersi ogni anno nella nostra città. Solo così una società può considerarsi civile e solo così viene meno la paura del diverso. Riguardo la sicurezza, per me la sicurezza è vietare l'uso delle droghe pesanti e quindi combattere l'uso delle droghe pesanti, perché una società che viene rovinata
che non ha futuro, soprattutto per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie anche a Paolo Battisti. Allora, ancora una comunicazione di servizio. Lo streaming radiofonico ha dei problemi. Argomento molto più pesante. Quindi la domanda è: come può un comune affrontare e superare il problema della disoccupazione, soprattutto della disoccupazione giovanile? Chiedo di rispondere per primo a Maurizio Mangialardi. I secondi sono 120 per il timer, grazie. Ma, il tema forse più complicato, difficile rispetto a quello che quello operazioni che portano ad di Senigallia che richiamano da una parte tanto pubblico e tanti turisti, dall'altra portano a una serie di attività che lavorano in funzione di quello e ritengo l'operazione che abbiamo messo in campo del turismo culturale, che oggi ci permette di avere contestualmente la mostra di Matiz a Senigallia, quella al MoMA di abbiamo fatto, purtroppo Paradisi, abbiamo fatto ieri la convenzione per gli orti del Vescovo. Queste sacche di soccorso. Queste esigenze del territorio e agevolare coloro che creano lavoro, quindi diciamo le piccole imprese, piccole e medie imprese che
lavoro. Comunque pensiamo che ecco, il settore adatto sia quello dell'efficientamento energetico, del recupero edilizio, turismo, lotta al dissesto idrogeologico. Grazie Stefania Martinangeli. Io ripeto sempre nome e cognome all'inizio e alla fine per tutti, ma soprattutto per gli ascoltatori di Radio Duomo che ovviamente non vi possono vedere. Roberto Paradisi. Sì, premesso che il Comune ovviamente non ha competenze dirette sulle politiche del lavoro, però quello che può fare, a mio avviso, lo deve fare. Sul turismo, dico questo, proprio questa mattina abbiamo incontrato un tour operator delle Marche che aveva letto il nostro programma ed era interessato in particolar modo alla nostra idea di realizzare a Senigallia un residence per turisti sportivi e per il turismo sociale. E ci sono, mi diceva, almeno un paio di investitori che vogliono investire sulle Marche o su Pesaro, su una struttura di questo genere, e quindi quella potrebbe essere per esempio una possibilità per dare lavoro anche ai nostri giovani, una grande struttura sportivo, delle società sportive, stage, ritiri, tornei e quant'altro. È ovvio, se poi li facciamo venire e gli chiediamo milioni e milioni di oneri di urbanizzazione, questi scappano. Quindi cosa casi il Comune può e deve, a mio avviso, creare condizioni estremamente vantaggiose per far realizzare queste strutture. Poi non dobbiamo solo pensare che Senigallia debba solo puntare sul turismo, io credo che questo sia profondamente sbagliato. Credo che qualche anno fa è stata fatta una scelta strategica completamente sbagliata, che è stata quella di allontanare tutte le realtà industriali da Senigallia fondamentalmente, e se ne sono andati poi in città limitrofe, nei paesi limitrofe, comunque lontano da Senigallia. Per certi versi è irrecuperabile quel tipo di situazione, per altri a mio avviso invece un incentivo bisogna crearlo, per esempio incidere sulle imposte comunali.
cosa uno debba rivolgersi per qualunque variazione debba fare, è una lungaggine. In più, agevolarli, e come abbiamo fino a... Quindi anche questo, soprattutto per l'azienda, porta un grosso sgravio. Interiori utilizzabili. Con la speranza che...
da tantissimi eventi, tantissime cose, adesso spiegarlo in 2 minuti è impossibile. E quindi creare e dare occasione di portare idee, di portare progetti per dare lavoro. Più idee vengono e chiaramente più la possibilità di far lavorare le persone, e l'amministrazione può aiutare defiscalizzando, tagliando le tasse, tagliando la burocrazia. Anche in questo caso metteremo la massima cura per ogni piccola virgola che ci è data, perché il lavoro è una cosa importantissima. Ricevo tantissima cosa di gente che purtroppo ha delle problematiche, fa male leggere quelle lettere. Quindi la politica si chiude e noi ci vogliamo aprire, è completamente l'opposto. Aiuti tanto, venite con le vostre idee, già tante le abbiamo messe nel programma. Un modo di agire completamente diverso. Abbiamo detto per esempio via piano cervellari, quello è un qualcosa che blocca tantissimo, non c'è un commerciante che lo ama questo piano, e non lascia liberi la loro creatività anche sulla rete urbana, su tante cose. Quindi più libertà, più idee da parte del privato, piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Grazie Marcello Di Grazia per aver finito perfettamente nei tempi. Le domande da 120 secondi sono effettivamente lunghe. Noi abbiamo, finché siete freschi, altre 2 domande di una certa lunghezza, poi partiamo per le domande brevi che saranno un pochino più frizzanti. Quindi teniamo duro, ci abbiamo quasi fatta. Ricordiamo anche che comunque se avete l'esigenza di sgranchirvi un po' le gambe potete assistere comunque alla diretta tramite il maxi schermo e non perdervi nulla del confronto. Ripartiamo. Facciamo un saluto agli ascoltatori di Radio. Senz'altro, grazie a coloro che hanno telefonato. Finora sono arrivate una decina di domande dai radioascoltatori, quindi nella seconda parte del nostro dibattito. Un saluto a Marche Live e a coloro che ci seguono attraverso lo stream. Grazie Laura, torniamo al nostro giro di domande. Abbiamo una domanda con una risposta da 90 secondi. Iniziamo da Stefania Martinangeli, parliamo adesso di spese, quelle relative in particolare le dirigenze e le consulenze, spese di cui si parla spesso. Sono spese secondo te giuste, necessarie o inutili? Dunque, sappiamo che in molte amministrazioni pubbliche si è instaurata la prassi proprio di dare innanzitutto consulenze esterne e poi di nominare dirigenti con stipendi molto alti presso le pubbliche amministrazioni. E a Senigallia, per quanto riguarda diciamo, le consulenze esterne, si parla di una cifra di all'incirca 300.000 euro annui. E diciamo che anche se dovessimo comunque ricorrere a consulenze, che noi come Movimento 5 Stelle cercheremo comunque di evitare, cercando anche di utilizzare quelle che sono le risorse interne all'amministrazione, ma anche se si dovesse ricorrere a consulenze esterne, riterremo che ci si debba ricorrere mediante un concordare diciamo, a livello tariffario con i professionisti e fare un elenco di professionisti che comunque accettano un determinato reddito, insomma, un determinato controprestazione. Invece per quanto riguarda i dirigenti pubblici, noi individueremo chiaramente quelli che sono gli stipendi e i premi, li pubblicheremo e vedremo di incidere, in quanto anche questi si tratta di 7 dirigenti che all'incirca percepiscono annualmente un 100.000 euro ciascuno, quindi vedremo di incidere anche da quel punto Grazie. Di vista. Grazie, passiamo adesso a Roberto Parigi. È un piacere ascoltare che ogni tanto qualcuno riprende i punti fondamentali del nostro programma, vuol dire che funzionano questi punti. Le spese delle consulenze sono 300.000 euro, ma solo quelle legali, solo quelle per gli avvocati. Poi ci sono tutte le altre consulenze, quelle dei geologi, quelle degli ingegneri, non è che ci fermiamo solo ai 300.000 euro degli avvocati. Nel nostro programma, onde evitare per esempio di dare ad un avvocato per una sola udienza e 23 pagine di comparsa di costituzione e risposta, un'udienza di fronte al TAR 82.400 euro, ecco, anziché dare queste cifre, noi pensavamo
quello che accennava prima la Martinangeli, ve la spiego un po' meglio, perché nel nostro programma fare degli elenchi, non solo degli avvocati, ma dei professionisti, degli albi, in cui i professionisti si accreditano, cominciando da quelli locali, perché non c'è bisogno di andare sempre a Bologna, ad Ancona, per esempio andare dal sindaco di Ancona del PD, l'avvocato Valerio Mancinelli, per dare le prassi. Sono avvocati bravissimi anche da noi, non c'è bisogno del sindaco del PD, e fare appunto delle consulenze, delle incarichi sulla base di questi elenchi, per cui tu mi firmi allora, nel momento in cui si inserisce la pubblica amministrazione, mi firmi un contratto in cui mi dici che non solo applicherai il minimo tariffario, ma addirittura mi sconterai del 25% sulle tariffe. Si fa un elenco con professionisti accreditati, quando serve a rotazione, anche per essere trasparenti e chiari, si dà l'incarico. Non accetti la scontistica e i minimi, fuori, vai a lavorare ancora dall'avvocato del PD Mancinelli, dal sindaco del PD Mancinelli. E questo va non soltanto per realisticamente non è che possiamo mandare via tutti i dirigenti, non è che possiamo fare un comune senza dirigenti, sicuramente si può ridurre il numero dei dirigenti e si può abbassare il costo dei dirigenti, non bisogna dare per forza i medi, i valori medi, i valori medi massimi, si possono dare anche i minimi sui contratti. Tema dei dirigenti, sicuramente c'è la necessità di una dieta, dobbiamo recuperare delle risorse e quindi da qualche parte dobbiamo trovare. I dirigenti sono un costo. Ovviamente la politica non ha tutte quelle competenze necessarie a firmare atti in maniera qualificata e cosciente, quindi a volte c'è la necessità di averne. Da parte nostra c'è l'impegno che credo abbiamo assolto di aver fatto una lista di persone con competenze particolarmente ampie, che consentirebbe poi nei vari assessorati di risparmiare su, appunto, sulla figura dei dirigenti. Anche il tema delle consulenze è un tema importante, vi dico ben vengano le consulenze che portano denaro al nostro comune, anzi di costituire soltanto un costo. Quindi sì, tagliamo quelle inutili, ma soprattutto utilizziamole soltanto quando c'è un assoluto bisogno di fare questo. A me viene in mente il sito del nostro comune, che è obiettivamente poca cosa rispetto a quelle che sono le aspettative di una città come Senigallia. Io direi spendiamo magari qualcosina di più in pubblicità, con 80.000 euro si riesce a fare una campagna pubblicitaria di altissimo livello, paghiamo qualcuno che ce la faccia e entriamo nel futuro del turismo italiano ed europeo. Allora, le consulenze esterne rientrano nelle spese passate come servizi esterni dell'amministrazione comunale, che ammontano a 26 milioni di euro. All'interno di questi servizi c'è di tutto, c'è anche la raccolta della TARS, che è un servizio esterno. È una cifra molto considerevole, anche perché tutti questi servizi che l'amministrazione comunale ha appaltato anno dopo anno ci hanno caricato per oltre un quarto del bilancio comunale immediatamente, quindi queste sono cifre che noi usciamo senza poter gestire e controllare attualmente. Quando noi andremo chiaramente poi ad aprire queste consulenze esterne, questi servizi esterni, penso che ci sarà da recuperare ben più dei 300.000 o anche 1 milione di euro esterni, perché sicuramente la cifra sarà molto più considerevole. Quindi, per quello che riguarda poi i dirigenti si possono individuare tranquillamente tra le figure professionali che ci sono all'interno dei vari uffici comunali, che spesso e volentieri sono tenuti in sottordine rispetto alle loro capacità, e quindi si pagano doppiamente una figura che già potrebbe fare da dirigente rispetto a un dirigente che poi alla fine non serve a niente, se non a creare problemi come facciarci qualche altro dirigente all'interno della nostra amministrazione. Quindi chiaramente il riordino è dovuto, non è che si farà, è dovuto prima di qualsiasi altra cosa. Da parte nostra abbiamo appunto anche detto molto su tutto l'insieme delle spese esterne, che ammontano 26 milioni di euro. Grazie. Paolo Battisti. Sì, sempre dico cose serie e concrete derivate dagli studi fatti questi anni, insomma. Naturalmente, va bene, gli sprechi, appunto, come padre di famiglia, come appartenente a una famiglia, cioè gli sprechi non si debbano avere in una famiglia. Allora, se non si hanno in una famiglia, il comune, i soldi dei cittadini, bisogna innanzitutto sapere e far sapere come vengono spesi al centesimo e poi prendersene cura.
Perciò riguardo tutte le spese, allora innanzitutto è l'ottica, la valorizzazione delle risorse interne, insomma, quindi ove è possibile far sì che i dirigenti, che sono più o meno da 15 anni e prendono il doppio dello stipendio perché sono a tempo determinato e quindi potrebbe essere male via, sono qui da 15 anni e tra un po' andranno in pensione, quindi forse è il caso che ci vadano prima. Due cose importanti sono: il comune deve essere partner del cittadino, il comune deve tornare ad essere amico del cittadino, e così si eliminerebbero tantissimi contenziosi. Insomma, non è che quando si entra nel comune il comune serve solo appunto per far pagare le bollette, e quando si entra negli uffici serve solo per non c'è tempo, l'orario è questo, mancano solo 2 ore, io devo andare via, oppure eccetera eccetera. Cioè, quindi appunto un rapporto con i dipendenti, in modo che il comune possa riuscire ad ascoltare le esigenze del cittadino, a prevenirle e a curarle dove è possibile, insomma, e si eliminerebbero tanti contenziosi. E poi fondamentale, per me assolutamente fondamentale, è il ripristino della figura del difensore civico. Il difensore civico appunto era una figura importantissima nella nostra città e in tutte le città, in tutte le comunità, e che tutelava anche i cittadini che per appunto motivi economici non potevano permettersi un avvocato. Quindi massimo risparmio con un occhio appunto alla tutela del cittadino in tutti i suoi aspetti. Grazie. La parola adesso non ci arriverà. L'aspetto che io ho dato le cinque nostre priorità. I soldi ci stanno in un comune, non vengono spesi con un giudizio, diciamo, con il consenso. Vanno decise determinate cose, come un padre di famiglia, chiaramente. Ci sono una tombola di spese in più che si potrebbero evitare. I manager, i famosi contratti chiamati da fuori, si possono mandare a casa. Non è vero che non sono sostituibili, noi li abbiamo identificati, abbiamo anche già le persone pronte dentro al comune, ci abbiamo parlato, nomi, cognomi, pronti, se diciamo, vanno via 7 e li prendiamo dal comune. Sono tanti soldi che si risparmiano, così come le consulenze, sono tantissime, l'80% se le leggete viene da libere, se ne possono tagliare. Sulle consulenze in Italia è stato bellissimo Roberto, non continuo, abbiamo lo stesso pensiero su questa cosa. Quindi tutte queste spese vanno ricontrollate anche con gli appalti. C'è una legge molto chiara che dice che le spese fino a 40.000 euro si possono fare per chiamata diretta facendo un albo fornitore, non c'è bisogno dell'appalto, l'appalto costa molto di più, l'appalto si prende per le spese superiori ai 40.000 euro. Padre di famiglia dentro l'amministrazione, oggi non funziona così, oggi le spese sono tantissime e ci caricano di tasse ogni giorno. Cerchiamo di invertire questa rotta, lo potete fare solamente con un cittadino normale, non con la politica. Grazie, Marcella. 90 secondi per Maurizio Mangiarini. Faccio grande difficoltà perché sento numeri che non corrispondono alla verità, vedo che spariscono dalle agende le bistecche e le merende dei dirigenti, no, perché non l'hai ripetuto questa sera, come hai fatto per un'intera campagna elettorale. Forse quando andiamo a vedere i numeri senza darli così a caso, 26 milioni, 8 milioni, 6, raddoppio di stipendi, i dirigenti nostri intanto dal 2010 a oggi sono calati del 30%, sono 10, oggi sono 7, tra l'altro occupando funzioni complicate, perché il dirigente delle finanze si occupa di farmacia ed è difficile trovare anche una adeguata competenza. Vi chiediamo silenzio in sala per cortesia, per rispetto di tutti i candidati e del dibattito. Adesso dovremo poi quindi aspettare 3 secondi. Un po' di più, Giulia. Dico che vanno ottimizzati, intanto vanno riorganizzate le funzioni e le strutture anche sul piano territoriale, per esempio i servizi sociali che oggi gestiscono l'intero territorio, il dirigente non è più solo del comune di Senigallia, è pagato dal comune di Senigallia ma dall'intero territorio, così lo dovremmo fare anche per gli altri, in modo da ottimizzare le risorse e diminuire le spese. Consulenze. Paradisi brandisce una parcella che però manca l'oggetto, è per escutere una polizza da 24 milioni di euro che è stata depositata e che abbiamo qualche difficoltà ad incassare. Mi sembra che se dovesse andare a buon fine gli 80.000 euro sono già ottimamente spesi. Tra l'altro abbiamo già incassato 1 milione di euro
da quella polizza, abbiamo demolito la ciminiera, realizzato in un'area non nostra il parcheggio, quelle risorse lì, che sono quelle delle parcelle, purtroppo, degli avvocati ridotte al minimo, hanno una finalità. Altre consulenze, se mettiamo dentro, Giulia, i rifiuti insieme alle consulenze esterne, faccio difficoltà a dare la consulenza alla guardia. Replica per il candidato che viene tirato in causa direttamente. Allora ci ha chiesto il diritto di replica Giorgio Sertini, 30 secondi prima di iniziare, un attimo che aggiorniamo il timer con la nuova tempistica, e anche Roberto Paradisi che ovviamente farà dopo. Prego Giorgio. Per quello che riguarda i 26 milioni, ognuno di voi può andare sul sito, guardare il bilancio, guardare tutte le voci, servizio per servizio, che sono le attività esterne fatte dai servizi, e vedrà che fa 26 milioni di euro. Quindi io non dico bugie. Che poi ci sia la TARES, perché la TARES è un servizio esterno che è stato appaltato, e tra le voci che compongono questi 26 milioni di euro c'è anche i servizi sociali, gli aiuti ai servizi sociali. Ok, partiamo adesso al chiesto da Roberto Paradisi. I pasti dei dirigenti dal 2010 al 2014 tagliati carbonare sono costati 4.017 euro. A me sembra un'esagerazione per chi guadagna 96.000 euro all'anno, caro Maurizio. A me sembra un'esagerazione. Il punto non è quanto hanno diviso. Il punto è che quando si chiede un sacrificio ai cittadini, si chiede prima di tutto a chi guadagna 96.000 euro, non solo a chi è. Che guadagna 1.200 euro al mese. Per quanto riguarda invece, comincia il dirigente ad avversare dell'esempio, per quanto riguarda quella causa famosa, il valore non era di 24 milioni di euro, perché sono andato a controllare, era di valore indeterminabile, e tant'è che il segretario non mi voleva dare una delibera, ho dovuto chiamare i carabinieri. Valore indeterminabile, 23 pagine di comparsa, secondo le famiglie professionali, che vivono del 2 milioni di euro. Oltre ai due candidati c'è qualcun altro che si sente chiamato in causa? Allora, facciamo guardare gli altri candidati, quindi 30 secondi per Maurizio Mangiolati. La carbonara ha un senso, perché parliamo di 1.600 rientri fatti in un anno dai dirigenti, e si spende 532 euro complessivi, e con questi ci volevano ridurre le mense scolastiche. Quindi, siccome quello è previsto dal contratto collettivo nazionale, 582 euro complessivamente per 1.600 rientri l'anno. Allora, noi vi chiediamo un po' di collaborazione. Se provate il microfono, aspetta, facciamo la prossima domanda, è la tua, è dura 2 minuti, quindi farei la domanda. E quindi mi togli 2 minuti. Vabbè, dai, facciamo. Allora, è l'ultima domanda lunga, poi abbiamo le domande brevi, ancora 14 minuti di attenzione. Dopo sarà tutto più facile. Questa domanda è prevista a 120 secondi, però se ci mettete di meno, insomma. Sì, non ci dispiace. Allora, welfare, scuole, anziani, disabili, cosa farai per loro e con quali risorse? E penso che chi ci ascolti streaming, gli ascoltatori del Radio Duomo e chi è in sala non vuole solo sentire le promesse, vuole anche sapere con quali soldi saranno mantenute. Mai detto che con i soldi risparmiati dai pasti dei dirigenti avremmo abbassato le mense. Abbiamo detto abbasseremo le mense, punto e basta. Punto e basta. Ha organizzato dentro il palazzo comunale la clac, però bisogna fare anche farlo parlare, perché credo che sia il diritto di tutti parlare. Ascoltate le registrazioni, non ho mai detto questo, ho detto abbasseremo le mense e per dare l'esempio toglieremo i benefit ai dirigenti, nessuno me l'ha messo in correlazione, la scuola coreana, mettigli un concetto in bocca all'avversario che non ha mai detto e poi confutalo, grazie, così ne sono capaci tutti, anche Mangiolardi. Per quanto riguarda invece il welfare, che tu
cui tu parlavi, disabili e quant'altro, le risorse. Intanto noi nel programma abbiamo scritto una cosa, il comune ogni anno, anzi anni sto parlando, ogni anno il comune di Senigallia nomina i vertici della ex IRAB, che è la attuale città, la fondazione città di Senigallia, ha cambiato anche ragione giuridica e il nome, la quale ad aprile, maggio, in questi giorni, sta aumentando le rette per gli anziani, pur avendo un patrimonio quasi inestimabile. Noi abbiamo detto, e lo faremo, che i nuovi rappresentanti, perché il Consiglio di Amministrazione lo elegge il Comune di Senigallia, il Consiglio Comunale, i nuovi rappresentanti dovranno assumersi l'onere e l'obbligo di riportare innanzitutto quelle rette basse, perché non è pensabile incidere sugli anziani ospiti di quella struttura quando c'è un patrimonio inestimabile. Si cominciano a vendere alcune case, perché gli anziani hanno lasciato le case alla Fondazione Xiram, lo hanno fatto principalmente per aiutare i loro simili, per aiutare gli anziani che sono in momenti di difficoltà, per cui vanno utilizzati in questo modo, o qualche secondo di recupero ovviamente. Abbiamo dei progetti. I disabili, noi abbiamo un progetto per i parcheggi, tendiamo a affidare i parcheggi non ai parcometri, in cui poi ci sono magari parcheggiatori abusivi, alle volte anche, devo dire, poco simpatici, come è il caso di quello che è accaduto al consigliere del Partito Democratico della maggioranza di coalizione maggioranza, in cui esprimo la solidarietà, perché gli hanno rigato tutto il bagno per non aver dato i 50 centesimi, ti ritengo che bisogna in questi casi c'è il supporto, ci sono veramente. Io chiedo agli altri di non fare quello che fanno gli amici mangiati, di rispettare la mangiata quando parla. Finito di dire che credo che i disabili debbano gestire cooperative disabili, devono gestire i parcheggi, però è possibile che in questo modo, perché se si organizzano e mi fermano in questo modo, gli altri non lo fanno, nessuno degli altri supporters lo fa con gli altri, quelli maggiorati lo fanno. Allora, 120 secondi per Maurizio Caperini. Vai Maurizio. Allora, l'impegno da parte nostra è quello di mantenere lo stesso importo attuale per i servizi sociali. Dove riprendiamo? Allora, dobbiamo anche fare un'operazione di chiarezza, cioè non è che dobbiamo prenderli da una parte e metterli dall'altra. Sì, si possono fare dei risparmi, semplicemente sono delle risorse che ci vengono trasferite dalla Regione e dallo Stato. Quindi anche il problema, io capisco che tanti cittadini magari non hanno la cognizione piena di quello che amministrare, dicono le cose così un po' come gli vengono fatte credere da alcuni politici. Quindi quello che un amministratore che si propone a voi può dire sinceramente è: quanto ci metti? Noi ci vogliamo mettere la stessa cifra che è stata messa finora. Ovviamente vogliamo migliorare i servizi, cioè non ci vogliamo trovare come è accaduto un paio d'anni fa, se non ricordo male, con le ore di sostegno ai disabili che erano finite. Perché? Perché era aumentata la platea degli utenti. Quindi per fare questo ci vuole un'ottima programmazione e, lasciatemelo dire, vanno coinvolte molto di più quelle che sono le associazioni di volontariato, che operano in tanti settori nei quali purtroppo la macchina pubblica non riesce. Il loro impegno è costante 365 giorni l'anno ed è davvero a costo zero. Quindi quello che noi faremo è il 2015 l'anno delle associazioni, con tutte le associazioni, in particolare con quelle del volontariato, stipuleremo una convenzione in modo tale che alcuni servizi saranno forniti direttamente da essi. Grazie Maurizio. Giorgio Catini. Per il sociale, giustamente, come ha detto Maurizio adesso, ha detto ci siamo trovati in passato a dover tagliare, anzi si sono trovati in passato a dover tagliare le ore di assistenza ai disabili, che è una cosa che non si fa. Anzi, le famiglie che supportano, quindi che si tengono a casa disabili e li curano, vanno aiutate al massimo. Stessa cosa succede con gli anziani, nelle due fondazioni dove c'è sempre la partecipazione dell'amministrazione comunale, la casa di riposo San Roberto Pia e l'altra accennata e Sira. Quindi anche lì bisognerebbe incidere in modo che gli aumenti avuti sia sulle rette sia per la mancanza di pannoloni che sono passati già sotto banco, però sono tutti costi che hanno gravato su tutte le famiglie. Quindi nessuno dell'amministrazione si è fatto carico di andare a livello di ASUR per pretendere che non rifacessero questi tagli minimi, ma facessero tagli sui bonus che danno i dirigenti per ridurre le prestazioni, cioè l'idea all'interno dell'ospedale,
perché poi questi ogni dirigente si prende il benefit da 5 a 15, 18 mila euro all'anno gratuitamente solo per non fare prestazioni a noi. Quindi sono questi i settori dove bisogna tagliare, non sulle persone che effettivamente hanno bisogno di assistenza. Mentre per, sempre parlando di soldi, per i servizi sociali noi spendiamo 4 milioni e 100 mila euro, con i servizi socialmente utili che noi proponiamo, di questi 4 milioni sicuramente ne recuperiamo una metà per investire nello stesso sistema. Grazie, Giorgio Sartini. Sento con il secondo Paolo Tutti. Sì, punto. Ripeto, competenza, serietà e lavoro, i 30 mila euro di taglio ai disabili che il Comune aveva dovuto adottare, insomma, perché appunto era aumentata la richiesta, non so per quale altro motivo, noi, io, il mio gruppo, in un consiglio comunale, insomma, strapieno di persone, soprattutto mamme dei ragazzi disabili, insomma, abbiamo fatto sì che questi soldi venissero immediatamente, grazie alla sensibilità dell'amministrazione che prima non l'aveva avuta, venissero immediatamente reintegrati. Quindi c'è stato un lavoro su questi 5 anni rispetto alle fasce deboli. Sul sociale, cioè rispetto agli anziani e rispetto ai portatori di handicap, innanzitutto appunto trovo imbarazzante che in una città che appunto si dice attenta al sociale, che ha delle associazioni di volontariato che svolgono un lavoro magnifico, insomma, ancora dobbiamo sempre nel 2015 stare attenti. Prima parlavamo di fibra ottica e parlavamo di futuro, marciapiedi, io abito a Via Verdi, Via Cellini, insomma, strade lastricate di buche dove non ci sono neanche i marciapiedi e ogni volta una persona rischia di essere investita. Quindi appunto per i disabili penso che questo sarebbe l'ABC per le persone anziane. Come integrare nel mondo, diciamo, del lavoro, cioè nel mondo e nella comunità, con le operazioni che vi dicevo prima, insomma, cioè rispetto al distretto di economia solidale, rispetto all'agricoltura sociale o agli orti sociali, sono tutti i momenti in cui dare lavoro e quindi produrre beni per le persone che hanno bisogno di avere uno stipendio e per le persone anziane o pensionate, insomma, che sia un modo loro per trascorrere il tempo in maniera efficiente a favore della comunità. Grazie a voi. 120 secondi per Marcello Milani. Sociale e disabili, altro punto importante. Io ho fatto una promessa a quello che sarà il nostro assessore al sociale, Monica Antonacci, che nella spending review che andremo a attuare, i primi 500 mila euro che risparmieremo saranno subito rigirati sul sociale per andare a coprire i tagli del passato e per implementare altre questioni. È un discorso dove piuttosto, ripeto, non mangio io, ma non possiamo tagliare a chi ha una necessità vera, proprio pregnante, una cosa brutta fare i tagli. E quindi dobbiamo riuscire a trovare i soldi che verranno fuori da un altro progetto, sempre di Monica Antonacci insieme a Caterina Papa, che è il progetto Uguaglianza, che vedrà un diverso modo di assegnare tutto ciò che è asili, nido, case popolari. Fino adesso viene chiesto il modello di sé solamente agli italiani e non agli stranieri, basta una giustificazione. No, c'è una legge ben precisa del 1999, rimarcata nel 2000, che dice che si deve chiedere anche a loro il modello di sé, lo danno i consolati. I comuni che hanno applicato questa legge hanno visto calare il numero delle domande, delle richieste di qualsiasi natura fino al 65%, quindi sono soldi tanti che rimangono nel comune e a quel punto li distribuiamo a chi ha veramente bisogno, sia che sia italiano sia che sia straniero. Grazie. Io penso che l'amministrazione di Senigallia, questa attuale, abbia dimostrato la propria attenzione riservando dentro il bilancio del, per esempio, 2014, no, numeri dati a caso, 8 milioni e 100 mila euro per il sociale. A fronte del Fondo Unico del Sociale nazionale che veniva azzerato e a fronte di tagli che ci arrivano dalla regione. E su questo penso che il primo impegno che dobbiamo mettere in campo come città, e utilizzando anche forse la competenza del presidente dell'ANCI, è recuperare 35 milioni di euro su scala regionale su 37, perché oggi il bilancio regionale ammanca di quella cifra, che poi a caduta determina i mancati trasferimenti nei nostri capitoli e si può facilmente intuire che un comune come il nostro, che dedica
gran parte del proprio bilancio al servizio sociale e trova la copertura almeno per i 7 decimi da trasferimenti regionali, questo potrebbe essere veramente un grande problema. Allora, 3 elementi. Uno, quello dei servizi associati territoriali, appropriatezza della prestazione e copartecipazione alla spesa per garantire un servizio sempre più universale e sempre più attento alle richieste che hanno i concittadini. Del Movimento 5 Stelle che chiaramente vuole fare chiarezza, devo essere molto tecnica. Allora, sul sociale la situazione è molto critica. Il governo Renzi ha colpito questo settore in un modo assurdo. Gli 80 euro che sono stati dati prima delle europee in busta paga a persone che tutto sommato non erano poi così colpite dalla crisi, anche come incentivo un po' preelettorale, sono costati al nostro comune oltre 500.000 di euro di mancati finanziamenti che hanno colpito in particolare il settore del sociale. Qui l'assessore uscente Paci ha pianto moltissimo sui nostri testate online proprio per l'ammanco di questi 500.000 euro. Il fondo di autosufficienza quindi è stato ridotto grandemente. Per il 2015 è di soli 400 milioni, e dal 2015 scenderà a 250 milioni, di cui 150 tolti al fondo per la famiglia. Ecco, quindi la situazione è disastrosa. Quindi con la legge di stabilità 2015 Renzi ha tagliato 4 miliardi alle regioni e le Marche non sono state da meno, chiaramente la nostra regione non ha fatto da meno. Quindi il nuovo bilancio delle Marche per il sociale ha visto l'azzeramento del finanziamento di un intero settore che prima poteva contare su 30 milioni di euro, per cui per quanto ci riguarda è un miracolo mantenere gli stessi livelli, e indubbiamente questo si potrà fare solo con una grande sinergia con i nostri rappresentanti regionali che si approvano per la prima volta alle regioni, in quanto il nostro candidato Maggi ha sottoscritto il patto con l'associazione Trasparenza e Diritti per recuperare questi fondi. Grazie mille. Coloro che attendono di fare la domanda attraverso Radio Uomo Senigallia, siamo addirittura ad arrivo, quindi abbiate un po' di pazienza. Ripeto di nuovo il numero di telefono, lo 071 653 75. E infatti adesso, Laura, scenderemo con i tempi, ci dimezziamo, arriviamo a 60 secondi. Parliamo di turismo e di Rotonda in particolare. Con la domanda che vogliamo rivolgere ai nostri candidati, e questa iniziamo da Maurizio Perini, con la scadenza dei vincoli imposti dall'Unione Europea si possono aprire nuovi scenari per il futuro della Rotonda. Avete un'idea, un progetto per la Rotonda? Maurizio Perini. La Rotonda è sicuramente un fiore all'occhiello della nostra città, è uno dei motivi per i quali Senigallia è conosciuta in Italia. Noi vediamo in quel contesto un centro conferenze, uno spazio dedicato per le conferenze, perché credo che in un certo ambiente, quello delle conferenze di medio livello, possa essere un contenitore idoneo e soprattutto conosciuto abbastanza per essere ricercato e quindi per fruttare. Grazie. Soprattutto per essere stato nei tempi. Passiamo la parola adesso a Giorgio Sartini. Allora, per la Rotonda c'è un discorso molto particolare, perché tra tutti gli edifici pubblici, quindi richiedibili da tutti tramite pagamento chiaramente, era l'unico che veniva gestito direttamente dal sindaco. Quindi questa è un po' un'anomalia, perché per poterlo avere insomma, c'era già qualche cosa di non molto molto trasparente, perché toccava chiedere per forza solo al sindaco per avere gestione. Mi ci sono trovato personalmente, quindi sfido che venga smentito. Quindi penso che questa struttura deve essere utilizzata a pieno, soprattutto per incentivare tutto ciò che è giovanile, cioè tutto quello che possono essere manifestazioni di vario tipo, anche culturali, non solamente musicali, che però dia spazio a tutte quelle realtà giovanili che vorrebbero emergere nella nostra realtà, ma sono in difficoltà.
quindi tanti convegni d'estate non è che si faranno, quindi durante la stagione estiva incentivare questo luogo per poter dare degli spazi ai giovani. Grazie. 60 secondi, Paolo Battisti. Allora, in attesa spero del ripristino di Palazzo Gherardi e non della svendita con appartamenti, e in attesa di un museo dedicato a Giacometti, dove doveva sorgere appunto l'area della Saci, perché sappiamo essere stato insomma uno dei progetti più fallimentari degli ultimi decenni, allora magari perché non dedicare la rotonda insomma in qualche modo all'opera di un maestro che è conosciuto in tutto il mondo come Giacometti, quindi o proporla come un museo naturale insomma in un contesto che sarebbe unico al mondo, quindi direttamente sul mare, oppure utilizzarla, e questo ascoltiamo la città, come hanno detto i colleghi, 12 mesi l'anno migliorando l'acustica, come per fare convention, per fare concerti o per opere teatrali. Utilizzarla 12 mesi l'anno perché è il nostro biglietto da visita per la città. Grazie. Marcello Liberani, 60 secondi. Forse litigherò con l'assessore al turismo questa sera, ma calo l'asso che lei stessa ha creato per la rotonda. Abbiamo un progetto, qualcuno ci ha presentato, per farci un Hard Rock Café, una cosa molto particolare, penso che molti di voi sanno che cos'è, e ci muoveremo su questa linea. Pensiamo che questa sia un modo simpatico per mettere in mano alla città di Senigallia anche qualcosa di innovativo e di molto particolare, e andremo a seguire questa linea. Grazie a Marcello Liberani. Magari siete un po' stanchi, però siamo quasi a conclusione di questa prima fase, quindi vi chiediamo un po' di attenzione e di silenzio. Maurizio Mangiarati. Intanto la rotonda è il simbolo del turismo balneare dell'Adriatico, non semplicemente della città di Senigallia. Oggi viene utilizzata per 245 giorni l'anno con iniziative che vanno dai matrimoni ai convegni, dalle iniziative per le aziende alle manifestazioni, alle richieste che ci fanno i privati su questa sindrome dell'occultamento, su un regolamento approvato che è online, il sindaco firma le autorizzazioni esattamente dentro un protocollo come firma le occupazioni del suolo pubblico, quindi Sartini, cioè, funziona così, il pubblico ha gli atti, non ha, e bisogna ovviamente trovarli. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, oggi che usciamo dal vincolo, facciamo quest'anno, dobbiamo fare un bando per la gestione pubblica-privata in modo da poterla tenere aperta 360 giorni all'anno con tante iniziative, facendoci aiutare da chi ha competenze e che, dove il pubblico può garantire la maggiore fruibilità possibile. Questo è quello che dobbiamo fare oggi. Grazie. Allora, per noi del Movimento 5 Stelle la partecipazione è il primo punto del nostro programma, quindi riteniamo, cioè noi adottiamo dei processi partecipativi sempre di ascolto dei cittadini, di quelle che sono le associazioni di categoria, gli operatori di settore, e quindi i residenti di Senigallia, e questo servirà anche per poter sapere anche quali sono le destinazioni che la cittadinanza ritiene più opportune per la nostra rotonda, ma chiaramente ritengo che sia una struttura che vada comunque utilizzata per eventi culturali e sicuramente convegni, eventi che qualificano e connotano la nostra città. Grazie a Stefania Martinangeli. La parola adesso a Roberto Parisi. Sì, alla rotonda non si può più entrare in ciabatte, non si può più entrare scalzi, non si può più entrare in costume, è diventato un tempio induista la nostra rotonda.
io credo che alla rotonda bisogna tornare a fare quello che si è fatto quando è nata la rotonda, punto. Si va a ballare, si va a mangiare un gelato in terrazza, deve tornare ad essere un locale aperto al pubblico, gestito sicuro da privati, come è sempre stata la rotonda. Per cui ci occorre anche un bando europeo per la rotonda, quando ci saranno i vincoli, un bando per privati, va gestita da privati, bisogna tornare a ballare alla rotonda, bisogna tornare a mangiare il gelato in terrazza, con degli spazi ovviamente che si può riservare il pubblico, con un controllo del pubblico molto accurato e penetrante sicuramente, però io francamente tutto vedo nella rotonda tranne che ingessata, con conferenze, con convegni e cose di questo genere. La rotonda torna ad essere quello che è sempre stata a Senigallia, ed è per quello che è diventata il simbolo del turismo di Senigallia. Speriamo torni ad essere dell'Adriatico, perché oggi non lo è più. Grazie. Allora, adesso abbiamo un'ultima domanda da appena 30 secondi, ed è una domanda, insomma, abbastanza carina, lo dico da solo, ok. Fra 5 anni, o anche oltre 5 anni, dopo che sarai stato sindaco, i senigallesi ti ricorderanno come il sindaco che ha fatto, che cosa? Giorgio Santini? Ricordiamo anche i secondi. Ah, 30 secondi, ma non c'è bisogno di arrivare a 30, non voglio sentire la sirena questa volta. Che ha fatto tutto possibile per rendere sicura la città dagli eventi alluvionali. Come sindaco, cosa che ho fatto per 5 anni all'opposizione, spero di farla al governo della città. Come sindaco che ha lottato per i diritti di tutti, per il benessere della città, perché questa è diventata nel corso degli anni la città degli amici, invece di diventare la città del benessere di tutti. Lavoro, salute, casa e diritti. Io lavorerò per questo e spero e sono sicuro che sarò ricordato per questo, perché ce la metterò tutta. Grazie. Marcello Liviani. Per avermi dato la città ai cittadini, per avermi aperto le porte del Castello Farati, lo chiamo così, sarebbe il comune, ai cittadini, e una partecipazione normale dove non c'è differenza fra chi amministra e chi è il cittadino eletto. Maurizio Mandalati. Per aver messo al centro la città di Senigallia come riferimento della regione sul piano turistico, della programmazione del territorio, sulla gestione dei nostri fiumi e la garanzia che la regione possa fare gli interventi per garantire appunto la sicurezza del nostro territorio. Stefania Martinangeli. Allora, chiaramente quello che è il nostro programma l'hanno detto gli altri, quindi io comunque lo ridico. Per il Movimento 5 Stelle è mettere il cittadino al centro delle istituzioni, creare una comunità di cittadini, avere una città verde, libera dal dissesto idrogeologico e chiaramente con un fiume sicuro. Roberto Paradisi. Semplicemente per aver amministrato in modo normale una città da persone che magari avevano un lavoro, che hanno deciso di dedicare qualche anno alla politica e che possono tornare al proprio lavoro senza nulla dovere alla politica. Vorrei essere ricordato come sindaco che le cose che ha scritto nel programma le ha fatte. Solo quello. Grazie. Questo giro di domande, abbiamo previsto, i nostri candidati hanno accettato questa modalità che affinché il confronto fosse proprio tra i candidati al sindaco, che ciascuno di loro ponesse una domanda abbastanza dalla risposta sintetica a uno degli altri candidati. Il tempo di risposta previsto 90 secondi, se riuscite ad essere ancora più sintetici noi ne saremmo contenti, il pubblico ne sarebbe contento. Allora, il giro lo abbiamo terminato con Giorgio Santini, ricominciamo da Paolo Battisti. A chi rivolgi la domanda e qual è la domanda? Allora, io la domanda insomma è molto semplice, nella misura in cui naturalmente ho interesse a conoscere veramente, a sapere al di là poi delle battute, della crack e delle cose che si fanno, perché serietà e impegno. E allora Maurizio Mangiarelli l'ho conosciuto in questi 5 anni e la sua amministrazione,
non ci siamo trovati quasi mai d'accordo, perché io ho un'idea diversa di gestione della città, insomma. E quindi, però appunto conosco le sue idee, conosco quello che lui ha fatto e vorrebbe fare per la città. Il mio non è un assist, è proprio una richiesta da cittadino, qualora io, perché non faccio proclami, insomma, diventerò, farò il sindaco, eccetera, eccetera. Io chiedo il voto al primo turno per rappresentarvi. Qualora non dovessi arrivare al ballottaggio, ecco, vorrei sapere da quello che probabilmente, però con serietà veramente, perché anch'io dovrò essere un elettore e tutti noi dovremmo essere. Da Roberto Paradisi, con la coalizione di centrodestra, forse probabilmente, insomma, è una persona che insieme a Mangialardi, se ci dovesse essere un ballottaggio, andrà. Ecco, cosa farà veramente per la città, cosa farà veramente per i diritti, per il lavoro, per la salute e per la tutela delle persone. Perché questa secondo me è una cosa fondamentale, una cosa che vorrei chiedere a tutti quanti perché ne avrei interesse. Ma se devo fare grazie, una domanda... Grazie Paolo, non abbiamo previsto alcun tempo per la domanda. Ci chiedono giustamente da Radio Duomo di poter ridurre il tempo delle risposte perché ci sono delle persone in attesa. Quindi chiedo ai candidati, noi avevamo detto 120 secondi, se siete d'accordo di fare una riduzione drastica a 30 secondi per dare la possibilità al pubblico. Io magari Laura Mandolini, se vuoi intervenire, così magari ci fai anche una panoramica delle persone che sono in attesa che non vogliamo far aspettare. C'è un giovane in attesa e pensavo fosse fondamentale anche dare voce a chi appunto ha un'idea di città anche a misura di chi ha un'età un po' più bassa. Però noi punto... chiediamo se i candidati sono d'accordo a fare questo cambio in corsa sulla tempistica della risposta. Sì, penso che sia opportuno se sono d'accordo. Se siete d'accordo a fare 30 secondi per le risposte. Se siete tutti d'accordo procediamo in questo modo. Lo chiedo a Roberto perché è primo questa per l'altra domanda. Bene, ha detto di sì, allora 30 secondi. Tutto io non è che ho detto proprio di sì. Però... Tutti sono d'accordo, se qualcuno non è d'accordo non si fa. Magari 35. Allora, 35. La nostra, Paolo, non è proprio una coalizione di centrodestra, perché noi abbiamo Marche 2020, abbiamo Luigi Repecchini, abbiamo una parte consistente di... Io però scusate, io non... Non è che dobbiamo fare tutti i supporto, ognuno qui si sa difendere da solo, spero anche Mangialardi, non c'è bisogno che ogni volta che uno non ha neanche detto una sillaba, si difende da solo, guardate, è capace, se lo ritenete incapace di difendersi continuate a fare così. Posso rispondere? Prego. Dicevo, la nostra è una coalizione molto trasversale e quindi ritengo che i diritti sociali, il welfare, eccetera, siano ampiamente rappresentati. Noi nel momento in cui se andremo al ballottaggio, e credo che siamo insomma, la coalizione che forse ha qualche possibilità in più di arrivare al ballottaggio, io credo che faremo un appello a tutti gli altri, le altre forze politiche, chiunque voglia cambiare un sistema che ormai è sclerotizzato da oltre 70 anni, non è una questione di persone, è una questione di un partito che ormai governa in questa città da oltre 70 anni, forse è ora di un time out, e quindi faremo un appello a tutti quelli che non si riconoscono in questo sistema sclerotizzato. Sì, è una domanda tecnica. Scusa, 30 secondi per le risposte, le domande ancora più brevi se possibile. Velocissimo. Solo per far individuare gli ascoltatori, puoi dire subito il candidato a cui è arrivato. Maurizio Verini. Siccome ho sentito nella campagna elettorale, parlo da solo, la squadra, tutto quanto, eccetera, ieri su un quotidiano esce una dichiarazione, gli elettori devono scegliere tra noi e Mangialardi. Gli unici credibili, noi perché siamo i migliori, Mangialardi perché ha amministrato. Da che parte stai? Scusa, fammi capire. Sicuramente non dalla tua. Il classico modo per quel di mese di non rispondere, chiaramente. Allora, grazie, se va bene così passiamo la parola a Maurizio Mangialardi per la domanda che sarà rivolta. Posso saltare?
molti ce l'ho avuto in consiglio comunale e quindi ci siamo confrontati su altri, proviene da Martinangeli tutto questo tema della trasparenza, no? Che ne fate oggetto come se questa fosse una città criptata. Questa è la città di Open Municipio, l'unico strumento che sta, questa è la città di Open Municipio, non è stato fatto da nessuna altra parte. Però questa è una domanda. È la domanda. Allora, cosa si può fare di meglio nella partecipazione? Il candidato 5 Stelle, perché mi sembra che cosa si può fare rispetto alla pubblicazione degli atti o rispetto alla partecipazione? Stefania Martinaggio. Allora, io risponderei facendo sempre una domanda al sindaco. Allora. Scusa, la risposta per capirci bene, ok, quindi la risposta e la domanda. Quindi abbiamo 30 secondi per la risposta e poi passiamo alla domanda. Ok, allora, secondo me trasparenza non è solo avere un sito comunale in cui si possono magari estrapolare dei dati o insomma delle notizie in merito a quelli che sono gli atti dell'amministrazione. Per me trasparenza è innanzitutto rendere una delibera che sia leggibile da parte del cittadino, è rendere un bilancio umano, cioè, ossia anche questo leggibile con tutte le voci che siano anche trasparenti e comprensibili dalle persone. E poi non lo so, magari rispondere alla mia domanda, che la posso fare se vuole anche sì, quindi la trasparenza è questo. La domanda del candidato Stefano Martinangeli è rivolta al sindaco uscente Maurizio Mangialatti. Perfetto. Quindi la trasparenza è anche questo, vorrei una sua risposta. Per Corrinisa è un progetto redatto dall'architetto Conti insieme alla provincia di Ancona ed approvato dal comune di Senigallia proprio per realizzare un percorso di controllo e guardiania lungo il fiume Misa da Casine di Ostra a Senigallia. L'ampliamento del porto canale e il relativo progetto contiene dei riferimenti dei progettisti che sono sempre l'ingegner Mancinelli, l'ingegner Soluzzi e l'architetto Ceccarelli, i quali hanno fatto una dichiarazione nella loro relazione integrativa che dice che la regione, quando si trattava di mettere le mani sul porto canale, la regione ha in corso di realizzazione delle vasche di espansione nella parte mediana del bacino del Misa, che contribuiranno a ridurre i colmi di piena. Questo a tutt'oggi non è stato fatto e la domanda è questa: perché il percorso Misa non è stato mai utilizzato per la guardiania del fiume? Perché il porto canale è stato realizzato prima delle vasche di espansione che avrebbero dovuto ridurre i colmi di piena, con le conseguenze purtroppo che tutti noi abbiamo avuto. Assenzione e non domanda. Intanto Martinangeli nel 2013 la invito a guardare il bilancio sociale che ha pubblicato il Comune di Senigallia, lì è stato semplificato, lo capisce anche un bambino dove so quali sono i capitoli. Bilancio sociale. Quindi, sul per Corrinisa è stato realizzato con i fondi della provincia e realizzato dalla provincia il porto, così come lo chiamate rispetto al porto canale, è stato realizzato con la valutazione di impatto ambientale nazionale, è l'unico porto che ha avuto la valutazione di impatto ambientale nazionale. Le vasche d'espansione le deve appaltare l'ente proprietario, ossia la provincia, la provincia. Sapete che qual è stato l'iter e oggi nelle condizioni di essere appaltato, almeno noi siamo convinti che quella sia la soluzione. E quindi quindi le vasche di espansione non erano condizionati rispetto alla realizzazione del porto, perché se no non c'era la via nazionale. Abbiamo le ultime due chiese a Radicomo, ancora gli ultimi due per completare le interviste, il giro 3. Allora, Roberto Paradisi. Prima il nome del 2012. Scusa Roberto, puoi prima dire il candidato a cui rivolgere? Posso farlo dopo? No, abbiamo chiesto a tutti in modo che chi è chiamato in causa, insomma un attimo. A Paolo Battisti.
Nel luglio del 2012, Paolo, oggi risponde il sindaco Mangialardi, il figlio dell'ingegnere Roccato, Giovanni Roccato, viene assunto da CPL Concordia, con inquadramento quinto livello contratto metalmeccanico. Il 14 novembre del 2013 viene proposta la finanza di progetto da parte di CPL Concordia. L'avvio del procedimento firma Roccato Gianni, questa volta il papà, il 19-11 del 2013. Nel luglio del 2014 arriva per l'approvazione in Consiglio Comunale dove l'ingegnere Giovanni Roccato, ma mi confondo, Giovanni Roccato, dirigente del comune, dà parere negativo a un mio orientamento in cui dicevo facciamolo transitare per il Consiglio Comunale. Scusate, ma già l'avevo fatto domanda 20 minuti, io parlo di CPL Concordia e la giura non ce la dice, la finisco la domanda. Perfetto. Luglio del 2014 arriva per l'approvazione in Consiglio Comunale. L'ingegnere Roccato viene nominato responsabile unico del procedimento. Secondo il tuo concetto di trasparenza amministrativa, se diventerai sindaco, continuerai Paolo Battisti a lasciare responsabile unico del procedimento l'ingegnere Giovanni Roccato? Allora, nell'attività di opposizione chiedo appunto di ascoltare, perché magari questo è una cosa importante, ringrazio Roberto per la domanda. Allora, nell'attività di opposizione, insomma, anche perché i temi sono tantissimi, noi siamo cittadini che lavoriamo, non viviamo di politica, ognuno si è occupato di una parte. Io la primissima parte è questa. Io quando è stato presentato il progetto di finanza, senza ancora sapere questa cosa, avevo detto all'assessore mio e al vice sindaco, guarda, avevo individuato nella CPL Concordia appunto che c'era un pentito, Antonio Iovi, insomma un pentito della Camorra, il più grosso boss della Camorra, pentito, aveva già raccontato le cose a cui io avevo chiesto all'amministrazione, stiamo attenti, possiamo vedere come agiscono le indagini, come finiscono le indagini prima di dare l'appalto, no, dobbiamo continuare. Poi è successa questa cosa, oggi il sindaco ha dato la risposta che Gianni Roccato, dirigente, il figlio lavora per la CPL Concordia. Beh, penso questa che sia una delle pagine è una delle pagine più buie della nostra vita, è una cosa gravissima. E il dottor Roccato con noi non avrà modo di lavorare con chiediamo se Mangialardi vuole il diritto di replica, altrimenti passiamo alla prossima domanda. Sono stati chiamati in caso anche persone che non possono ovviamente rispondere, quindi risponde in questo caso il comune se vuole al posto di queste persone, che è il sindaco uscente. Noi chiediamo se vuole rispondere alla replica, se no passiamo oltre, non c'è nessun problema. Sempre ovviamente 30 secondi, siamo rigorosi. Intanto ricordo a Paradisi che c'è una gara in corso, non è che sono stati affidati. C'è una gara in corso. Io devo ringraziare Battisti perché con l'interrogazione che ha fatto io ho mandato subito tutto in procura, tanto con tanto di documentazione. Io penso che sia imbarazzante invece porre quel tema e alludere a percorsi che possano facilitare un'impresa. Spero che qualcuno, lei è più avvezzo di me, perché io non ci sono mai stato, se tornavo dal tribunale, che prenda in considerazione la tua dichiarazione, Roberto. Allora, andiamo alla replica della replica, 30 secondi. A Don Ciotti abbiamo dato la cittadinanza onoraria. Don Ciotti diceva non tutto ciò che è lecito è opportuno. C'è anche un rigore etico della pubblica amministrazione. Non ho detto che è stata affidata una gara, ho detto che è stato avviato il procedimento. Forse il sindaco non sa cosa significa avviare un procedimento amministrativo. Si studia la legge 200/90. Non ho alluso a nulla, ho detto che è stato avviato il procedimento. Ho detto che non mi interrompa, ho detto che evita di lei quando parlo di CPL Concordia, di lei anch'io, non mi interrompa. Ho detto che è stato avviato il procedimento e non ho alluso a nulla. Ho detto se per la trasparenza amministrativa è. Secondo Paolo Battisti, cosa farà se lascerà che il responsabile unico del procedimento sia ancora il papà di una sia ancora il dirigente che è papà di un ragazzo assunto al CPL Concordia. Punto, non ho alluso a nulla. Allora,
siamo, è tutto registrato. Allora, possiamo, vabbè, i tempi sono ampiamente scaduti, dai, vi chiediamo l'ultimo sforzo per finire bene la serata. Maurizio Perini, la tua domanda è per Mangiarati. Siccome è un tema che mi interessa molto, credo che interessa a tanti cittadini senigalliesi, io voglio sapere da te se ritieni che il piano di gestione dell'emergenza di Senigallia sia all'altezza dei rischi che corre la nostra città. 30 secondi. Io ritengo che tutti i piani non, in questa nazione non siano oggi adeguati, visto quello che è successo ieri a Filottrano, no? Anche loro hanno un piano d'emergenza, una signora muore per un torrente che va in piena. E quindi il nostro non poteva e non può contemplare il piano la rottura di un arce. Per le questioni di gestione ordinaria e straordinaria come quelle di venerdì scorso, invece il piano risponde, va ricalibrato, va risistemato tenendo conto anche di nuove situazioni che si stanno determinando su scala nazionale, quindi bisognerà lavorare Grazie. Insieme per modificarlo. Grazie. Sono Sassini, a chi vuole la domanda? Ovviamente al candidato uscente. Allora, abbiamo fatto, siccome facciamo della trasparenza al massimo della nostra prerogativa e quindi pubblicheremo il bilancio comunale come fosse una partita doppia, per singola voce sarà a disposizione di tutti, voglio sapere da Mangiarati quando risponderà alle richieste in merito alle offerte pervenute per gli alluvionati, a chi li ha dati e quante ne arrivate, facendo vedere i conti corretti che sono arrivati. Questo consiglio, il candidato Sartini, vi ho detto che è una vergogna solo che lei ponga questo tema, perché gli atti sono trasparenti, gestiti dal Comune e dalla Caritas dentro un unico conto corrente, sono stati assegnati attraverso un primo bando che distribuiva delle risorse con dei criteri molto precisi, e un secondo bando, quello che invece va a ristornare le utenze, e sono tutti documentati. Quindi le consiglio, siccome su questo tema c'è poco da strumentalizzare, legga bene i documenti, si informi, studi un po' e soprattutto anche lei non... Andiamo non... a chiudere. Grazie. Allora, la parola. Non so se c'è un Gio Sartini che chiede la replica, però vi chiediamo proprio di essere sintetici. Allora, il decreto legislativo 33 del 2013 impone all'amministrazione comunale di pubblicare tutte le offerte che ha dato da 1000 euro in su. Quando le pubblica? Dovremmo avere in linea Edoardo Frati. In linea? Sì. Buonasera, prego, ha diritto di porre la domanda a quale candidato sindaco? Al candidato Battisti. Paolo Battisti, prego. Volevamo chiedere a nome del Movimento Studenti Cattolica di Senigallia come pensa di sfruttare al meglio il potenziale delle tanti istituti scolastici superiori della Senigallia e inoltre come potrebbero essere coinvolti maggiormente la vita ordinaria della città. Grazie. Laura, puoi ricordare a tutti il tempo di risposta? Grazie. Sì, tempo di risposta 2 minuti. Allora, grazie mille per la domanda e per l'opportunità insomma di poter rispondere. Allora, come poter sfruttare i giovani? Io uno dei punti del programma è innanzitutto, come ho già avuto modo di dire, riguarda il lavoro e già l'ho spiegato insomma. Quindi la dignità di una persona passa attraverso quello, il lavoro, la casa e la salute. Per i giovani la casa, per i giovani la salute e per i giovani il lavoro. Come coinvolgere nelle scuole? Io ecco, una cosa che io ho fatto, che ho fatto dare al Consiglio Comunale, è stato quello di il 28 marzo di ogni anno verrà ricordata, e qui a Senigallia sarà la giornata in memoria delle vittime dell'amianto. Senigallia, come sappiamo, insomma, ha dato tantissimo per quanto riguarda il lavoro,
e sappiamo dove, sappiamo in quale contesto, insomma, nel contesto della SACIT, però ha dato anche purtroppo, insomma, la tragedia, ha dato morte. E quindi in questa giornata noi abbiamo chiesto che ci sarà una giornata, una commemorazione, ci sarà una piazza ricordo, ma soprattutto appunto ci sarà, come è stato per altre terribili pagine della nostra storia, una giornata di memoria e di ricordo, insomma, da fare nelle scuole, perché appunto per perpetuare la memoria e il ricordo di quello che è stato e delle persone che non ci sono più e che solo per lavorare, insomma, poi hanno avuto la conseguenza di morire di cancro. È già spesso. Quindi questo, coinvolgere le scuole in progetti, coinvolgere le scuole per me è la cosa, naturalmente io sono ancora un semigiovane, insomma, ho 42 anni, quindi far sì che la mia lista si chiama l'altra Senigallia con la sinistra, cioè i valori della sinistra si avvicinano tantissimo a quelli del solidarismo cattolico, perché sono i valori, appunto, sono i valori del rispetto, sono i valori della reciprocità, sono i valori dell'uguaglianza. Io mi trovo benissimo a contatto con le persone del volontariato cattolico, dell'azionismo cattolico, che si impegnano in questo settore, insomma, per dare ai cittadini, soprattutto a quelli più svantaggiati, una dignità. Quindi saranno tantissimi modi, ne ho detto uno, per collaborare insieme. Grazie. La seconda domanda ci viene posta da una signora. Buonasera, se si presenta. Buonasera, mi chiamo Mara. A chi vuole fare la domanda? Alla Martina Angeli. Prego. Allora, sono una nonna di due bambini e un adolescente. Sento spesso che nel fine settimana tanti ragazzi si ubriacano e non si comportano bene. Questo significa che vivono nel disagio, ma la prima ad essere chiamata in causa è la famiglia. Invece, io vi dico, chiedo all'amministrazione comunale cosa può fare. Grazie. Grazie. Un minuto e mezzo la risposta. Prego, posso rispondere? Sì. Sì, sì, prego. Dunque, se non ho capito male, la signora Mara mi ha chiesto che cosa si può fare per i ragazzi che purtroppo spesso sfuggono al controllo delle famiglie e magari il sabato e domenica si ubriacano, mi sembra di aver capito. Allora, secondo me dunque, i nostri giovani devono essere sempre al centro della nostra attenzione. Cioè, l'educazione è una cosa fondamentale. L'educazione che non deve venire solo dalla scuola o dalla famiglia, ma deve venire da tutta la nostra società. Quindi educare i giovani a vivere nella società, aumentare il benessere delle famiglie, educare i giovani ad avere delle prospettive e questa, secondo me, i comportamenti devianti dei giovani sono il riflesso della nostra mancata attenzione, perché possiamo vedere anche il rovescio della medaglia, che quando noi diamo ai giovani attenzione, diamo educazione, diamo insomma gli strumenti per poter affrontare questa società che non è facile da affrontare, i giovani diventano improvvisamente una grande risorsa. Grazie. Abbiamo qui un'altra radioascoltatrice. Buonasera, se vuole può dire il suo nome. Buonasera, mi chiamo Loretta. A chi vuole porre la domanda? Volevo porre la domanda al candidato Perini. Prego. Sì, allora, a seguito di questa situazione economica che ormai tutti conosciamo, abbiamo visto molte realtà commerciali ed artigianali della nostra città che hanno chiuso la propria attività. Qualcuna è stata ridimensionata o altre addirittura abbiamo notato che risparmiano su tematiche molto importanti pur di venirne a capo, come ad esempio la sicurezza negli ambienti di lavoro. Le volevo chiedere se nel suo programma ha previsto una qualche forma di aiuto o sostegno, non tanto dal punto di vista economico, visto che non è questa la competenza di un'amministrazione comunale, ma non so, un eventuale accompagnamento, una sorta di strategia per chi volesse intraprendere una nuova attività o un ricambio generazionale
o addirittura anche una diversificazione della propria produzione. E inoltre, se nel suo programma viene affrontato e in quale modo il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro. Grazie. Grazie a lei, 2 minuti per la risposta. Cerchiamo di essere sintetico, la domanda è bella, però ci vorrebbero 20 minuti almeno. Allora, per quanto riguarda un aiuto che non sia economico, nel nostro programma c'è lo sportello per i giovani imprenditori, perché crediamo che in Senigallia abbia tante persone giovani che hanno voglia di fare impresa e hanno idee per farlo, vanno orientate. Nella nostra logica il comune deve porsi come partner, come amico pubblico che aiuta e sostiene quelle che sono le migliori idee che vengono dal territorio e dai giovani. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza sul lavoro, noi ci vogliamo attenere a quello che è il dato normativo, che è la prima cosa che possiamo fare, e per quanto riguarda gli appalti che verranno concessi ad aziende private esterne, il criterio di scelta e di preferenzialità sarà appunto per quelle aziende che rispettano in maniera puntuale quelle che sono le norme sulla sicurezza. Mi dispiace sentire che una cittadina senigalliese dica che a Senigallia ci sono delle realtà imprenditoriali che stanno risparmiando sulla sicurezza, che sappiamo in una città come la nostra quanto questo sia pericoloso e quanti rischi facciano correre ai lavoratori. Grazie, abbiamo un'altra telefonata, poi un paio di messaggi che sono giunti in redazione attraverso il profilo Facebook della Fondazione Gabbiano Radio Duomo Voce Misena. Marco dovrebbe essere in linea, vero? Sì. Buonasera, sì. Chi vuole rivolgere la domanda? Buonasera, vorrei rivolgere la domanda al candidato sindaco Liverani. Prego. Ho una domanda molto semplice. Lei ha parlato di voto di scambio, quindi ha presentato la possibilità che si possa verificare questo fenomeno, diciamo. E questa sua paura è motivata da qualcosa che ha saputo, ha visto, e soprattutto verso chi è, diciamo, diretta questa preoccupazione? C'è qualcuno di particolare? L'ho saputo perché vengo da Roma, ed è una pratica che purtroppo a Roma funziona, non c'è niente da fare. C'è una legge ben precisa che obbliga i presidenti di seggio a mettere dei cartelli dove sono vietate le apparecchiature fotografiche, sia che sia cellulare o macchine fotografiche, e li devono lasciare sul banco insieme alla carta d'identità quando gli viene data la tessera. È stato, probabilmente si riferisce al comunicato che ho fatto ieri, è stato solamente un modo mio di dire le cose, perché a me piace prevenire piuttosto che curare, quindi niente di più, niente di meno. Cioè questa legge va rispettata, ho ricordato di farla rispettare. Grazie, grazie. Prima di ricontattare un altro radioascoltatore, attraverso Facebook al candidato Paradisi, parla Giorgio. Anche alla luce della crisi economica che ha colpito tanto la città quanto le casse comunali, non crede che sia utile rivedere la politica comunale nei confronti del centro sociale Agricoltura, a cui sono stati concessi gratuitamente spazi comunali? Non crede che sia meglio far pagare un affitto per questi spazi oppure revocarli e restituirli alla cittadinanza? Prego, un minuto, Roberto. Sì, onestamente non credo che questo possa cambiare il bilancio comunale, adesso l'atteggiamento della prossima amministrazione comunale nei confronti del circolo agricoltura. Certamente pagare 180 euro di affitto in un locale con quella metratura lo ritengo una cosa assurda, soprattutto per giovani che non sono dediti alla cultura, ma sono dediti a tirare le pigne e le bombe carta, come è successo purtroppo anche in questa campagna. Le pigne, le bombe carta, come è stato fatto colpendo anche bambine di 4 anni. Per cui ritengo che da questo punto di vista non è tanto un discorso di bilancio, di saniamo il bilancio perché non diamo più i 12.500 euro che pur sono stati dati al centro sociale per farsi anche la ristrutturazione, i 180 euro pochissimo, troppo poco di affitto, quando anche le associazioni di disabili che le hanno chiesto non hanno avuto le stesse condizioni, i disabili no, alla lavoratura sì. Quindi non è una questione di bilancio, è una questione di etica e di equità, perché non si può dire ai disabili voi la sede non la diamo perché non c'è più, e chi dire le pigne in testa e diamo la sede a 180 euro.
diritto di replica a Maurizio Mangiarati, poi di nuovo una domanda a Roberto Paradisi di nuovo. Perché l'ha chiamato in causa, però se rinuncia. Ok, un'altra domanda per Roberto Paradisi, abbiamo un altro ascoltatore, prego. Chi sei? Francesco, prego. Allora, buonasera, io sono uno studente e volevo fare una domanda a candidato Paradisi su degli eventi che si tiene sempre a Senigallia. Abbiamo visto con Salvini che Senigallia è stata nel caos, con i pesanti scontri e comunque un clima che ha avuto per anni di festa elettorale, diciamo. Una settimana e mezzo dopo c'è stato Alessandro Di Battista a Senigallia e si è stato completamente diverso, c'era tranquillità, c'erano un sacco di famiglie. E tra di giovani ne hanno parlato, perché evidentemente non fanno notizia, non lo so, e io vorrei chiederle, Di Battista e Salvini hanno la stessa fama, più o meno la stessa importanza attualmente a livello nazionale, lei come spiega questo differente clima tra i due convegni? Lo spiego nel senso che gli avversari di Di Battista sono persone civili che possono contestarlo senza andare a tirare le pigne in testa. Gli avversari di Salvini, contigui alla giunta Mangialardi, questa volta lo tiro in causa, in particolar modo la Città Futura, parlo del centro sociale comunale a Cultura, non sono civili, non sono dialettici, invece tirano le pigne. Per cui da una parte c'era la polizia, perché doveva salvaguardare tante mamme e bambini colpite dalle uova e dalle pigne, una bambina di 4 anni sotto il palco, colpito un ragazzo ferito, continuate. Ma per quello che mi preoccupa non sono quei 4 pepistelli, è questo clima di cultura che li difende, è questo che mi preoccupa, non i 4 pepistelli, perché i 4 pepistelli sono un problema di ordine pubblico, invece di Mugugna, e hanno loro coraggio di andare con la figlia, invece si presentano già che Mugugna perché difende, quello è il vero problema, e questa è la cultura da contrastare, per cui se c'è Di Battista o c'è un avversario politico, possiamo non consentire, possiamo contestare, ma civilmente, se invece tiriamo le pigne ci vuole la polizia, perché i veri ragazzi sfruttati, i veri ragazzi da difendere erano i poliziotti, non e le mamme che non dicono i bambini, non certo i ragazzi teppisti di Agultura. Grazie, un'altra domanda, sentiamo che abbiamo in linea. Buonasera, mi chiamo Paola e vivo per il candidato Giorgio Santini. Prego. Buonasera, Senigallia penso sia un comune piuttosto vivace. E come pensa si potrà coordinare e promuovere la partecipazione delle diverse associazioni, anche le cooperative sociali, i gruppi dei singoli cittadini, un po' per la coprogettazione delle diverse risposte politiche e amministrative che si potranno poi realizzare per il bene della nostra città? Pensa che ci saranno dei luoghi particolari, iniziative che pensa di realizzare? Ecco, grazie. Un minuto. Allora, se legge il nostro programma ci sono due iniziative importanti. La prima sono gli assessorati aperti e l'altra i rappresentanti di tutti i comitati, borghi, cittadini all'interno del Consiglio Comunale, 12 rappresentanti. Quegli assessorati aperti, prima di prendere qualunque iniziativa, l'assessore convocherà sia le parti sociali che tutte le organizzazioni, sia del lavoro che di vari gruppi, per decidere con loro come procedere e quali iniziative portare avanti con le risorse disponibili. Quindi si valuteranno la fattibilità tramite le risorse disponibili, ma anche la progettualità che portano anche le altre realtà che non si è aggiunta. Penso di aver risposto un po'. Grazie, adesso due tweet per tutti. Il primo viene da Stesprin che dice: quale posto occuperanno i cittadini non elettori, cioè i bambini, tra le priorità del sindaco che verrà? Quali proposte concrete? A questo punto rifacciamo il giro e per tutti questa domanda a 60 secondi. Paolo Battisti. Niente, la priorità è quella innanzitutto per quanto riguarda appunto gli asili nido e quindi le strutture gestite dal comune, anche le palestre, per quanto riguarda quello, innanzitutto appunto è dare un adeguato sostegno economico alle famiglie. Noi abbiamo visto che appunto insomma qui c'erano 12 mense a Senigallia, poi 8, poi 3, poi 1 e mezza, e abbiamo visto che è aumentato del 30% il costo della rete in un colpo solo da 3 euro a 5 euro.
c'è stato il taglio delle merendine, ci siamo battuti per questo e abbiamo riempito il Consiglio Comunale per protestare contro questa cosa. Quindi niente, ci sono troppi pochi asili nido comunali e troppi pochi asili nido privati, non perché questi non svolgono una funzione naturalmente primaria e importante uguale, ma perché costano il doppio, il triplo, il quadruplo. Quindi allora l'attenzione deve essere questa, insomma, deve essere soprattutto alle famiglie, a permettere, a essere in grado alle famiglie, insomma, di gestire appunto l'economia familiare in modo tale che appunto i bambini siano adeguatamente. Ok, Marcello Liberani. Attenzione massima ai bambini partendo dalla scuola, dove abbiamo scritto nel programma di un buono pasto di 3,80 euro, perché le famiglie 5 euro non lo leggono, li portano via a casa e questo non si deve fare. Attenzione massima per quanto riguarda lo sport, chi ci ha fatto il progetto sportivo ha messo in essere di far praticare diversi sport nelle scuole a livello dimostrativo per farli anche scegliere poi il loro percorso. E noi non costruiremo i palazzi o i centri commerciali dove c'era un asilo. Se l'asilo ha dei problemi lo rimettiamo a posto, non facciamo parte della parte di quelli che ci identificano, ma ristrutturiamo quello che serve. Gli asili servono come il pane, quindi magari possiamo aspettare un anno o due per rimettere a posto, però il progetto dell'asilo con noi riparte. Continuiamo a dire, non è cambiato. Riparte l'asilo, forse non si è accorto che è già ripartito, fa parte delle quattro sezioni che abbiamo. Io invece sono molto orgoglioso del progetto della città educante, dove pubblico e privato riescono a soddisfare oggi il 70% della copertura delle richieste, esattamente quello che prevede il Trattato di Lisbona. Quindi vuol dire siamo una città che l'ha raggiunta e che permette, grazie alle politiche di ottimizzazione, compresa quella della riduzione dei punti cottura a favore dei punti invece di distribuzione, una città che si è allargata in tempi dove nelle altre città gli asili vengono chiusi. Quindi e non dobbiamo fare nemmeno tanti chilometri per capire che questo accada. Dobbiamo investire ulteriormente nelle nostre scuole, procedere a intercettare finanziamenti per mettere in sicurezza le nostre scuole e avere quella attenzione nel mondo dello sport, perché lo sport per tutti è il tema che ci ha caratterizzato e che vorremmo continuare a mettere a disposizione della nostra città. Stefania Martinangeli. Sì, allora, come prima cosa ritengo che il Movimento 5 Stelle si debba occupare di rendere sicure le strutture scolastiche, quindi cercando di reperire fondi statali, come ad esempio usufruire dell'8 per mille, inviando dei progetti già predisposti proprio per la ristrutturazione delle scuole, e anche cercare di reperire fondi europei e quindi servirsi di persone che siano proprio esperte in questa attività all'interno del comune. Poi garantire la qualità del cibo nelle mense con prodotti a chilometro zero e con prodotti biologici ovviamente. E in ogni caso tenere monitorate le rette, perché ovviamente si deve in ogni modo cercare di andare incontro ai bisogni dei cittadini e inserire nelle scuole e anche negli asili l'educazione verso l'ambiente, verso una cultura del verde che deve coinvolgere i bambini fin da piccoli. Roberto Paradisi. Sì, sembra banale, ma credo che bisogna ricominciare dai marciapiedi, perché oggi le mamme con le carrozzine non possono percorrere i marciapiedi della città per le sconnessioni e per i problemi che si registrano appunto sulle strade e sul marciapiede in particolare. Noi pensiamo, e abbiamo messo in programma, di realizzare un parco urbano, ma un vero parco urbano,
uno spazio per bambini, giochi per bambini, uno spazio verde, lo pensiamo alla Cesanella, dove riteniamo ci debba essere anche peraltro uno spazio dog free per i cani, ma soprattutto uno spazio aperto con barbecue, giochi per bambini, playground, quindi anche campi all'aperto per giocare, dove una famiglia può andare magari la domenica a fare un picnic col barbecue e quant'altro, zona picnic con i propri bambini senza dover andare a fare la scampagnata o andare fuori città. E poi io vorrei vedere realizzato finalmente un progetto che sto spingendo da ormai 5 anni, ma ancora non è stato accolto, seppur è stato dichiarato di pubblico interesse, che è quello dello sport per il meno ambiente, per i bambini e per i ragazzi, con una convenzione con le società sportive in cui il comune si fa parte attiva per far fare sport gratuito ai tantissimi bambini che oggi non se lo possono permettere perché le loro famiglie o pagano a fine mese gli alimenti oppure vanno a far fare attività sportiva ai bambini. Grazie. Credo che lo sport sia fondamentale per i ragazzi. Grazie. Sono fermamente convinto del fatto che se si vogliono tutelare queste categorie che effettivamente non votano, così come gli anziani che magari a votare non vanno più pur avendone diritto, dobbiamo riportare l'attenzione della politica sulla famiglia. Quindi nel nostro programma abbiamo inserito in una sezione che un po' mutuando quello che è il modo di esprimersi moderno, Family Act, abbiamo messo il responsabile per le politiche familiari, perché vogliamo che in ciascun assessorato i temi, le sensibilità della famiglia vengano toccati, quindi a partire dall'urbanistica, come dicevano alcuni colleghi, al tema anche della sicurezza. Immaginate il rischio che corre un bambino in uno dei parchi esistenti, io parlo del Parco della Pace, in cui io tanti anni ho giocato, trovi una siringa e per farla rimuovere passano giornate perché non c'è la persona che te la viene a rimuovere. Queste sono cose concrete, un responsabile per la famiglia serve. Grazie. Allora, venerdì scorso a San Rocco abbiamo presentato, l'ingegner Fornaroli e l'ingegner di Tomacchi hanno presentato il progetto per messa in sicurezza del fiume, l'ingegner Fornaroli ha presentato un altro progetto che è il controllo di tutte le strutture pubbliche a partire dalle scuole per controllare la staticità anche in caso di sisma e prevenire quello che è successo alla Marchetti quando è caduto contro il soffitto. Siccome ci sono delle problematiche anche a livello di SORAI sulle scuole che abbiamo nella città, il nostro primo impegno sarà per mettere in sicurezza appunto i nostri figli che vanno a scuola, controllare la staticità degli edifici. Il primo problema più grosso è che a Senigallia abbiamo pulito tutti i parchi, c'era il parco delle Saline, il parco fluviale, c'era il parco della Cesanella che adesso sta sparendo, quindi il nostro impegno sarà liberare nuove aree a partire dal fiume una volta sistemato e quindi fare in modo che possa essere vissuto come un'area a parco in tutta la sua interezza. Grazie. L'ultimo tweet è molto significativo e sposta un po' l'attenzione dai programmi veri e propri al vostro stile di partecipazione alla vita pubblica. Lo scrive Enea Bartolini e lo rivolge a tutti. A tutti, realmente, scrive: siete consapevoli che fare il sindaco significa sacrificare gran parte della propria vita privata, figli, mogli, compagne, per dedicarsi esclusivamente al bene comune? Qui al massimo 30 secondi, ma se volete anche meno. Paolo Battisti. Interrompo un attimo prima delle risposte, questa è l'ultima domanda, non ci sarà l'appello al voto finale. Chiudiamo con questa domanda, poi faremo i saluti e le foto di rito. Prego, Paolo Battisti. Sì, ne sono assolutamente consapevole, non nell'ordine e grado di sindaco, ma come amministratore comunale, come consigliere comunale. E in questi 5 anni, appunto, studiare le pratiche, perché per il sindaco è molto più impegnativo, ma tutta una struttura dietro immensa che naturalmente lo sostiene, perché la città è grande e l'impegno è tanto. Io come consigliere comunale d'opposizione ho sempre dovuto studiare la notte, studiare dopo l'orario di lavoro, perché naturalmente di quello vivo, e quindi è stato un impegno a tutto tondo. Però è stata un'esperienza meravigliosa, bellissima, insomma, trovare il contatto con la comunità e far sì e vedere che le persone mi chiedono, insomma, cercano chi per il lavoro, chi per la sanità, chi per la casa. Io vorrei ripartire da qui, insomma, dalla proposta di infermieri di famiglia, che è il futuro della sanità che abbiamo proposto e fatto votare all'ultimo consiglio comunale, e ripartire da qui e dare a tutti quanti, insomma, la dignità e il benessere. Questo dico, grazie. Questo ho fatto e questo farò per i prossimi 5 anni, con il massimo della dedizione. Grazie a voi. Grazie. Liberali. Consapevolissimo, mattina, pomeriggio, notte, quando chiedi il voto per fare questo impegno è normale, non è quello che puoi fare
sta atterrando e sicuramente ci va a rimettere la famiglia, tante altre cose, ma è una cosa che ho chiesto io di fare, quindi nessun problema. Tutti quando lavoravo 30 anni, tutti i giorni, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, quindi facevamo i turni, non è che mi spaventa su questa cosa qui, consapevole di impegnarmi parecchio. Grazie. Mangiarabbi. Basterebbe rispondere sì, sono consapevole come si fa di solito con l'esempio, dove c'è dedizione, c'è passione, c'è competenza, c'è sacrificio. E penso che sia il ruolo del sindaco, quello che mette la faccia su tutto, quello che tenta di farsi carico dei problemi dei nostri concittadini e si impegna per trovare tutte le soluzioni. Quelle soluzioni si trovano solo con un sacrificio importante che però viene compensato quando riesci a dare un segno, quando riesci a tracciare un percorso e quando provi a dare speranza, perché è quella che noi ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Allora, ho potuto anche appurare in questi giorni che l'impegno comunque è molto gravoso, però innanzitutto come cittadina metto a disposizione solamente un breve periodo della mia vita e proprio perché siamo stanchi della solita politica. E quindi sono consapevole dell'impegno che mi aspetta e servirà questo periodo per dimostrare ai cittadini che non c'è bisogno di politici per amministrare una città, ma bastano competenze e volontà, e comunque mi avvarrò, oltre che ovviamente di tutte le risorse del comune, anche di una squadra di candidati consiglieri che hanno molte competenze, in quanto abbiamo, oltre alla sottoscritta che comunque esercita la professione di avvocato, abbiamo biologi marini, ingegneri, dottori commercialisti, revisori legali dei conti, ragionieri, diplomati, chef, geometri, artigiani, logopedisti, interpreti, traduttori e quant'altro. Altro serve per una squadra di governo. Roberto Paradisi. Si può essere totalmente in disaccordo con Enea Bartolini? Perché io spero di sì, io non condivido nulla del suo postulato, nulla. Il bene pubblico è sacro, ma non è che se uno per un periodo della vita fa il sindaco o si dedica alla politica esclusivamente dice abbandonando lavoro e famiglia. Assolutamente no, la famiglia è sacra, non si abbandona, il lavoro non si abbandona, anzi è la garanzia che quando si torna, finisce la parentesi politica, si torna al lavoro, si torna, perché un lavoro ce l'ha, si torna al lavoro, perché non è che si può vivere e campare di politica. Quindi è sacro il bene pubblico e la res pubblica, ma altrettanto lo sono la famiglia e il lavoro. Quindi non condivido il postulato della domanda, sono consapevole dell'importanza enorme. Ricordo che quando Ettore le porte scee saluta Androma, che è il figlio, va a morire per loro, va a morire per la madre, ma non si è mai dimenticato un minuto della moglie, del figlio, di quelle che erano le occupazioni dentro la sua città. Questo è il vero senso del bene pubblico. Quindi Enea Bartolini, francamente, non sono d'accordo, se mi permette. Grazie. Maurizio Perini. Bene, certo che ne sono consapevole, non ho ancora sperimentato stare dall'altra parte, quindi amministrare, perché stare all'opposizione è molto più semplice, immagino, però almeno per il rapporto che ho io con mia moglie, lei ha percepito questa come una mia passione autentica e quindi la rispetta, e non c'è frizione sul fatto che spesso passo le serate fuori oppure le giornate proprio senza vederla. È una passione, quando ci si vuole bene ci si rispetta. Grazie. Allora, l'impegno è sicuramente grande perché sono tante le cose da fare. Per quello che riguarda la famiglia posso dire che dopo il primo momento in cui erano un po' così due contro tre, adesso sono cinque persone che mi affiancano in tutto e per tutto e mi spalleggiano in maniera superlativa. Quindi sto più adesso con la mia famiglia, soprattutto con i miei figli di prima. Quindi non è che è venuto meno, anzi questo rapporto familiare se ne è avvantaggiato.
funziona una certa ottica e spero che continui anche quando saremo alla guida di questa città. Quello che è importante poi è il bene comune, cioè quest'ottica mi dà la forza per andare avanti. Siamo tutti nell'esigenza di avere il massimo di quello che è possibile avere con le risorse che ci sono. Grazie. Grazie a voi, vi ricordo e ricordo a coloro che sono ancora all'ascolto di Radio Duomo che seguiremo tutto la fase dello scrutinio e della, appunto, della dichiarazione della determinazione del sindaco di Senigallia. Grazie ancora e cedo la parola a Vivere Senigallia. Grazie a Laura Mandolini, grazie a Radio Duomo, siamo arrivati alla fine. Noi però prima vogliamo ringraziare voi anzitutto per essere stati qui questa sera insieme a noi, il pubblico da casa, il pubblico che ci ha ascoltato in radio, i 7 candidati a sindaci che sono stati comunque bravi, lo possiamo dire, e quindi ci hanno permesso di fare un bellissimo confronto. Grazie. Il padrone di casa per averci ospitato e tutta la redazione di Vivere Senigallia, Riccardo Sudani, Maddalena, Sara, Marco e Anna, spero di non aver dimenticato nessuno. Vi raccomando, domenica alle 23, un minuto su Vivere Senigallia, se volete sapere gli exit poll basta che vi collegate. Grazie a tutti. E grazie anche a Marco e Live che ci ha permesso di farci seguire negli Stati Uniti, in Australia e su. Grazie, grazie.